Allora, eccoci qua, noi siamo pronti, oggi è la giornata del taglio dei parlamentari, seguiremo quello che succede, la quarta votazione, la seguiremo in diretta e arriveremo fino al momento del voto, quindi non potete perdere questa puntata di Tagadà, tanti ospiti, tante cose da raccontarvi, vi portiamo anche su un ghiacciaio, tra poco, pochissimo, vi aspetto. Buon pomeriggio, ben trovati, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio al pubblico di Tagadà e buon pomeriggio ad Alessio Orsini. Buon pomeriggio. Allora, tanto non ho che piove, oggi arriva il voto sul taglio dei parlamentari. Quarto voto, quanto si tagliano i parlamentari? Un terzo non dovrebbe più esserci. Vediamo come va la votazione, la seguiremo momento per momento. In questo momento credo che la Camera e i lavori siano fermi, ma colleghiamoci subito con Luca Sappino. Luca. Ciao Tiziana, sì. I lavori sono esattamente come dici tu fermi, la seduta è stata sospesa, sono 20 minuti che si dà diciamo di prassi per le sedute più importanti per fare entrare tutti gli onorevoli, però anche la stampa, perché voglio farti vedere, i giornalisti stanno ancora in fila, tanto è l'affluenza di colleghi, di telecamere per immortalare il taglio dei parlamentari che è la sua quarta votazione. Non dovrebbero esserci problemi sui numeri perché la maggioranza giallorossa parte diciamo da 344 voti, quindi una trentina in più dei 316 necessari, e poi perché ci sono i sì già annunciati di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Certo è che ci sono dei malumori nel Movimento 5 Stelle, delle prime defezioni annunciate e alcune che potrebbero arrivare in aula nel corso del dibattito. 21 al momento gli iscritti a parlare, quindi diciamo un pomeriggio denso di parole qui a Montecitorio in attesa del taglio definitivo dei parlamentari. E quindi denso di racconto qui a Tagadà. Nel frattempo vorrei precisare che certo diciamo i numeri dovrebbero essere dalla parte del governo, le dichiarazioni di voto dovrebbero essere dalla parte del governo che propone il taglio dei parlamentari. E però vediamo, perché si è anche detto, se ci sono malumori nel Movimento 5 Stelle, se arrivano precise dichiarazioni di voto contro il taglio dei parlamentari, magari le opposizioni potrebbero decidere di tirare un brutto scherzo a questo governo. Noi ve lo raccontiamo, perché tanto succede tutto mentre siamo in onda, ve lo raccontiamo anche con l'aiuto di un uomo che certamente oggi è l'uomo del giorno, che è Enzo Scotti, che verrà a trovarci. E però, come sapete, a Tagadà tutto quanto fa politica, quindi ci occupiamo di tante cose, infatti vi portiamo anche su un ghiacciaio. E chi è che ci può portare sui monti? L'uomo dei monti, Alessio Schiesari. Alessio! Ben trovata Tiziana, siamo qui a Courmayeur, siamo al di sotto del ghiacciaio del Plan Pensier che forse potete vedere, se ne è parlato molto in queste settimane, ci sono 250.000 metri cubi di ghiaccio che rischiano di staccarsi dalla montagna. Per darvi un metro di paragone, è come se il contenuto di 100 piscine olimpiche rischiasse di venire a valle. Proprio ieri c'è stato un crollo di circa 3.000 metri quadrati. Allora, noi in questo momento ci troviamo in un parcheggio sottostante, da qui forse lo possiamo vedere, ci sono i tecnici della Fondazione Montagna Sicura che con il laser, con i radar, stanno monitorando costantemente quello che avviene a questo ghiacciaio. Ma oggi noi questo ghiacciaio proveremo a farvelo vedere con occhi nuovi, a raccontarvi la sua storia. Andremo ad oltre 2.000 metri di altitudine, là sopra, in un luogo che si chiama la Balconata, da cui si può vedere il ghiacciaio da posizione frontale. Abbiamo una fotografia degli anni 30 che ci fa vedere com'era il ghiacciaio negli anni scorsi. È molto diverso rispetto a com'è oggi, è molto più fragile, e poi forse potremo provare a fare un paragone rispetto a quello che sta succedendo oggi e quello che c'era una volta. Scusami Alessio, come ci andiamo lassù? Siamo stati fortunati perché i tecnici ci permetteranno di accedere ad una strada che sarebbe chiusa, una strada poderale, e poi alla fine rimane un pochino di trekking da fare. Ah vabbè, quindi un pochino ti devi sforzare. Va bene, ci colleghiamo più avanti nel corso della trasmissione. Saluto Pietrangelo Buttafuoco, giornalista, buongiorno, scrittore. Ben arrivato, e collegata con noi da Torino la sociologa Chiara Saraceno. Ben trovata, professoressa. Buongiorno. Allora, Buttafuoco, partirei dalla la notizia del giorno. No, qualcuno ha detto comincia oggi la Terza Repubblica. Adesso vediamo come va il voto, diceva Sappino. Non sono previste grandi sorprese, però vediamo, perché insomma ci siamo anche abituati ai colpi di scena. Io le chiedo, qualche tempo fa lei ci avrebbe scommesso che arrivava questa giornata? Intanto, preliminarmente. Preliminarmente posso dire che alle stupidaggini si arriva comunque. C'è una legge, diciamo, che nella storia dell'umanità incontra questo elemento imponderabile.
È un'assoluta stupidaggine, ovviamente dettata dalla demagogia, è un po' come il voto ai sedicenni, e quindi il fatto stesso che tutti siano costretti a dire sì, votiamo certamente, perché sull'onda della demagogia sembra ragionevole arrivare a questa soluzione. Cioè, lei sta dicendo che ciò che è popolare non è detto che sia giusto, e non anzi lei la considera giusto. Una sciocchezza. Poi oltretutto hanno delle contraddizioni tutte loro, che non mi riguardano, a cominciare proprio da un problema costituzionale. Detto ciò, voteranno a maggior ragione tutti. Alessio, che sta succedendo sui social? Succede che Matteo Salvini, mentre alla Camera c'è il voto sul taglio dei parlamentari, lui che è senatore, si preoccupa di cosa? Della campagna elettorale e degli appuntamenti da leader dell'opposizione. Amici, rifondiamo ovunque, sabato 19 ottobre a Roma, per tutti gli italiani che non si arrendono. Su Twitter, Matteo Renzi invece un selfie con la ministra della famiglia Bonetti, salgo sul treno e trovo la ministra che da brava professoressa ha lavorato tutto il viaggio correggendo le bozze del Family Act. C'è anche chi parla del taglio dei parlamentari, pochi ma ci sono. Orfini, sui migranti il mio governo dice che la strategia è quella giusta, il mio partito tace pavido, guai a dire che i decreti sicurezza vanno abrogati o gli accordi con la Libia stracciati, non sia mai che chi li ha sottoscritti ci resta male, intanto si muore. A riferimento a Lampedusa, Orfini, che sul taglio dei parlamentari aveva messo in correlazione questa riforma, lo ricordiamo, con lo Ius Culture e lo Ius Soli. Da ultimo un post uscito poco fa, durissimo, dell'ex senatore 5 Stelle Gregorio De Falco, si intitola La demagogia e l'incoscienza. Possiamo vedere quanto sia lungo, ve lo riassumo brevemente con l'aiuto di questa agenzia di N Kronos. Il taglio dei parlamentari ricorda il fascismo, la fretta di mettere una bandierina su questo bel risultato, molto simile a quello che ottenne il fascismo quando abolì la Camera dei Deputati e creò la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non consente neppure di adottare gli accorgimenti ritenuti necessari dai gruppi parlamentari che sostengono la riforma, sia nel proporzionare riduzione del numero dei delegati regionali che concorrono all'elezione del Capo dello Stato, sia nello svolgimento della normale attività. Poi arriveremo nel corso della puntata anche a capire quali sono le contromisure, i correttivi di cui pure si è parlato, e però chiedo alla professoressa Saraceno, siccome io ogni tanto sento le voci, sento che qualcuno dirà, beh, oggi si celebra la fine della casta, e le chiedo, ma la casta è il tema dei privilegi dei politici, dei privilegi di chi ci governa? Sono questi temi che appassionano ancora gli italiani? A suo giudizio, ovviamente. No, e poi soprattutto trovo un po' assurdo che chi oggi ci governa sta seduto sulle sedie del potere, schiaccia i bottoni delle decisioni importanti, continui a parlare, a dire di essere anticasta. Cioè, questo continuo dire che la casta sono gli altri, oltre a delegittimare chi fa onestamente politica, anche a delegittimare chi vorrebbe farla magari in un modo diverso, ma onestamente. Invece sembra che andare in Parlamento significa automaticamente essere parte della casta, essere un po' imbroglioni. Insomma, non mi sembra un gran modo di sostenere la democrazia, onestamente. Andiamo in pubblicità e poi riapriamo a partire dal taglio dei parlamentari. Vediamo anche se alla Camera hanno cominciato a procedere con le dichiarazioni di voto. Pubblicità, ci troviamo tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo in studio. Allora, innanzitutto, Alessio, ci sono aggiornamenti? I lavori alla Camera sono ricominciati? Stiamo parlando di taglio dei parlamentari, oggi è la giornata. Esatto, sono ricominciati, sta parlando l'onorevole Galantino del gruppo misto, è cominciato poco più di 5 minuti fa. Benissimo, e cos'è che dobbiamo dire a chi ci segue da casa? Anche oggi, malgrado il taglio dei parlamentari, l'Europa vi chiede di partecipare, l'hashtag è sempre al governo chiedo, e fateci sapere anche cosa ne pensate usando questo hashtag del taglio dei parlamentari. Perché a Tagadà tutto quanto fa politica. Allora, butta fuoco, riparto da lei, no? Ragioniamo di questo governo che oggi ha questo appuntamento, ma che ha prodotto una sua narrazione nel corso di questi primi tempi del nuovo Conte, perché questo è il Conte 2, no? E ieri sera a 8:30 le faccio sentire cosa ha detto Franceschini, che è andato a scomodare gli eroi dei fumetti. Vediamo.
Abbiamo dimenticato tutto cos'è stata l'Italia nello scorso anno, episodi di aggressione, violenza, cattiveria, soprattutto un'Italia cattiva, fatta di violenza verbale, di aggressione, di scontri adesso tutti i giorni. Adesso è diventata più buona l'Italia da quando governate voi? Io penso che si sia cambiato il clima, ci sia un'Italia che ha un po' più fiducia nel futuro, che vuole provare a cambiare, sa che è difficile, ma la stagione di... l'Italia sembrava Gotham City. Sembrava Gotham City l'Italia. Però il guaio è che l'Italia è rimasta Gotham City. Cioè, lei dice non è cambiato nulla. E non è cambiato niente perché sono stati ammazzati due poliziotti, per esempio. E ieri sono morte delle donne naufraghe nel Mediterraneo ed è Gotham City, solo che non lo diciamo. Solo perché non c'è il mostro a cui addossare la responsabilità, ci teniamo tutto l'orrore di Gotham City, ma non lo diciamo. È l'ipocrisia sfacciata che aiuta anche questo governo, perché ovviamente questo è il governo appunto di Giuseppe Conte, che ricordiamolo, è quello che viene preso per le ascelle dal suo portavoce, da Rocco Casalino, dal primo depilato d'Italia, spostato come un pacco a un summit internazionale, giustamente spernacchiato da tutti, spernacchiato dal Tazebao, unico dell'informazione italiana, che lo additava come un gesto improponibile davanti a un consesso internazionale, e opla, non è più Gotham City, anche perché quegli stessi giornali, di fronte al pacco spostato per le ascelle, vedono adesso in Conte è diventato Batman. Uno statista. No, vedono in e Conte quindi Batman. E vedono in Conte Batman. E come si chiama l'aiutante di Batman? Robin. Come si chiama? Robin. E Rocco Casalino, un meraviglioso Robin. Invece come si chiama il cattivo, Alessio? È incredibile. Chiedo Robin, ciulla. Il cattivo? Chi è il cattivo? Joker, mi dico. Joker si chiama giusto il cattivo. Appunto. Ecco, vorrei sentire anche la Saraceno. Adesso non è un test sulla conoscenza che abbiamo di Batman e dintorno di Gotham City. Però le chiedo più seriamente, diciamo, un'analisi antropologica di questo governo. È un governo che porta la pace? Di questo governo o degli... Beh, no, non mi sembra. Tanto distinguerei tra il governo e l'Italia, cioè l'Italia non credo che sia cambiata. Se era Gotham City è rimasta Gotham City. Prima, non lo era del tutto, perché l'Italia è fatta di tante persone, gruppi diversi, c'è chi si arrabbia con i Rom quando legittimamente accedono a una casa popolare, c'è invece chi aiuta, è solidale e così via. Quindi mettere tutti insieme, dire che l'Italia è Gotham City prima, adesso più, mi sembra proprio sbagliato. Quello che è cambiato un po', non moltissimo, è lo stile di chi ci governa, ma un pochino, neanche tanto, perché anche loro stanno continuando a litigare. Sì, ma infatti mi permetto di interromperla, professoressa, perché la sensazione che ho avuto io ad ascoltare il ministro Franceschini è che lui si riferisse più al governo che non ai governati. Cioè più a il governo del Conte 1 alla sua tranquillità di restare al governo. Allora è meglio dirlo, perché invece di parlare in nome dell'Italia, insomma, sì. Io non mi sentivo tantissimo rappresentata prima, ma neanche adesso mi sembra che sia questa meraviglia. Dopodiché speriamo che siano ragionevoli, se non altro, però eviterei queste metafore da Gotham City. C'è molta cattiveria anche tra gli italiani, ma non c'è solo cattiveria. Allora, buttafuoco, dicevamo oggi giornata importante soprattutto per il Movimento 5 Stelle, perché porta a casa, comunque la si pensi su questo tipo di risultato, porta a casa un risultato importante per la sua narrazione, tornando alla narrazione. E però cosa significa il taglio dei parlamentari per il governo? È una specie di assicurazione sulla vita di questo governo, nel senso i parlamentari diminuiranno quando si andrà a votare, se viene meno un terzo di quelli che sono oggi i numeri, inevitabilmente ci sono meno posti a sedere. E quindi in qualche modo quelli che sono lì hanno tutto l'interesse a rimanere lì fino al 2023, cioè alla scadenza naturale di questa legislatura? Però credo che ci sia anche da fare una premessa, che la nascita del governo di Giuseppe nella seconda versione nasce proprio da questa esigenza, dalla certezza matematica che se fossero andati alle elezioni
il ministro Franceschini che abbiamo sentito prima non sarebbe manco più parlamentare se ci fossero le elezioni domani. Adesso vediamo, magari Franceschini tornava in Parlamento. I dati di previsione sono facili sull'immediato. E quindi già il fatto stesso che abbiano fatto immediatamente un governo e che lo abbiano avallato anche quello che 15 mesi fa non avrebbero potuto mai fare. Perché? Perché era la paura di dover rinunciare a questo scranno, al fatto che avessero sottoscritto dei mutui. Insomma, a tante vicende piccole dell'anima piccola di tutti noi italiani che ovviamente annullano qualunque grande narrazione. Cioè non c'era il bene del Paese. Ma quale? Ma neppure in questo c'è il bene del Paese. Perché un terzo e non un quinto? Perché non metà? Premesso che il migliore dei governi è ovviamente quello degli aristoi, cioè dei migliori, e non certamente la democrazia. Premesso ciò, io faccio un altro ragionamento. La politica è sicuramente l'elemento primo a disposizione di tutti i cittadini per poter avere voce. E quindi i parlamentari prima svolgevano un ruolo fondamentale, che era il collegamento tra il territorio è la sede centrale attraverso cui dibattere. Il fatto, e ha ragione la professoressa Saraceno, questa retorica anticasta è stata quella che ha danneggiato in assoluto la qualità speciale della politica, che è sempre affidata ai migliori. Ed è ovvio che si impegnerà in politica da domani, un domani, soltanto chi, non avendo la possibilità di esprimere al meglio la propria possibilità nel lavoro, nelle professioni, nelle proprie vocazioni. E lo sappiamo perfettamente, se vogliamo fare scandagliare. Quindi non saranno i migliori a provare a. Saranno i più fedeli, i più obbedienti. Paese, ma saranno i più obbedienti ai segretari certo, di partito. Non, per non esempio. C'è dubbio, non sono più quelli che si guadagnano sul territorio il consenso col proprio lavoro, ma saranno quelli che saranno benedetti dall'occhio benevolo del proprio leader. Però io, siccome lo ribadisco, oggi è una giornata importante soprattutto per il Movimento 5 Stelle. Allora, la Saraceno prima diceva attenzione perché poi si finisce col fare demagogia, no? Perché certo, poi siamo in quell'ambito lì. Dopodiché i grillini, quando prendono tutti i voti che prendono, lo fanno perché sanno evidentemente intercettare, leggere e quindi anche in qualche maniera condurre. Ah no, mi fermo, scusatemi, nel frattempo mi facevano segni di tutti i tipi, c'è Bersani. Wow. Apriamo il collegamento, chiedo solo scusa alla professoressa Saraceno, no. Ma torno da lei. Si fa un'operazione dove assieme alla riduzione c'è anche un occhio ai meccanismi di rappresentanza e di funzionalità del Parlamento, come mi pare nell'accordo fra i capigruppo si è fatto, si può fare un passo avanti, da qui alla fine dell'anno un buon passo avanti. Scusi Bersani, siamo in diretta con Tagada alla 7, lei dice come mi pare ci sia nell'accordo che hanno firmato i capigruppo, posso dedurre che non l'ha letto nello specifico, che non sapete bene i termini di questo accordo? No, guarda, lo leggete anche voi, l'accordo è giusto, è buono, c'è. Naturalmente ma la legge elettorale ci sarà? Ecco, questo per esempio è da discutere, però già lì viene descritta una, diciamo, una cornice per la legge elettorale che allude a un meccanismo di rappresentanza più saldo, adesso per dire la cosa più banale, che non era stata prevista in questo precedente approccio al tema delle elezioni parlamentari, che le minoranze linguistiche siano rappresentate, tanto per dirne una basica proprio, no? E dopodiché c'è una, diciamo, un orientamento che secondo me è positivo, allude a dare uno spazio anche a un tema proporzionale, che secondo me è una questione giusta. Però molto dipende da, diciamo, è fiducia riposta nel rapporto con l'alleato di governo, con il Movimento 5 Stelle. Vabbè ragazzi, ma noi se c'era il governo di prima avremmo avuto la riduzione del numero dei parlamentari con delle disfunzionalità dal punto di vista della democrazia e anche della funzionalità del Parlamento abbastanza micidiali. Adesso si sta rimettendo sui binari questa cosa. Mettiamoci in testa che non c'è mai stata nessuna proposta di riforma, comprese le mie, nel 2013, che non prevedesse la riduzione dei parlamentari. Tutte la prevedevano, la riduzione dei parlamentari, ma le mettevano in una cornice
di sistemi regolamentari, di meccanismi di rappresentanza che rendessero, diciamo così, credibile una cosa di questo genere. La stiamo riprendendo un po' per i capelli e mi pare una cosa. E se poi non mantengono la parola, Sabino, i 5 Stelle? Un taglio di rappresentanza sulla base di una promessa, esatto, futura. La domanda è questa, se non mantengono la parola. È un po' più di una promessa, perché qui c'è una maggioranza, no? Appunto. Se non succede questo, succede qualcosa d'altro. Cosa succede? Succede che salta tutto. E quindi stiamo parlando di una cosa seria. È un ultimatum di Bersani. No, non è un ultimatum, è nelle cose. È chiaro che questo passaggio di oggi è un passaggio che promette da qui a dicembre una serie di altre iniziative che dovranno esserci. Ma ci siamo anche noi, di noi ci fidiamo sicuramente. E degli altri? Quindi anche dai. Hanno tutti gli interessi a risolvere questa questione, anche perché ci sono degli aspetti, dicevo prima, per le minoranze linguistiche, che toccano problemi costituzionali di prima grandezza, quindi per farla andare avanti questa riforma qui bisogna correggerla, bisogna integrarla con altre misure. Questo lo capiscono anche quelli che magari fino a ieri non lo consideravano. Cioè lo capiscono anche quelli del Movimento 5 Stelle, Sabino, che prima invece non capivano. Una convinzione. E credo che si stia andando, secondo me, stia andando per la strada giusta. Certo, cioè loro hanno aperto la testa al Movimento 5 Stelle, hanno alzato, reso lo sguardo del Movimento 5 Stelle uno sguardo più maturo, Sabino, proviamo a chiedere. Prima i buoi mi fa notare Tiziana Panella, siamo in diretta, che avete in qualche modo reso più maturi, ha fatto alzare lo sguardo al Movimento 5 Stelle, spiegato che serviva anche una fonte, ma non hanno, perché poi la gente matura da sé, non c'ha bisogno di pedagogisti. È l'esperienza sul campo che fa via via anche cambiare le opinioni. Bisogna avere fiducia in questo. Quanta modestia, cioè. Ma se ci arrivi, la gente quando è qua poi si rende conto di quello che ha alle mani. Penso che non si ribadisca questo tema di come presentarla questa riforma. Le poltrone, ma no. Perché se tu mi dici le poltrone, allora dai, che le tiriamo via tutte e ci mettiamo uno con i pieni poteri, no? Quello là. L'azionista di maggioranza del suo governo. Ma sono ancora formule retoriche che poi si appianeranno. Allora, io ritornerei in studio anche se Bersani ci fa assai simpatia, quindi poi uno lo ascolta volentieri. Alessio, che succede? Fonti vicino al Movimento 5 Stelle, che abbiamo avuto modo di sentire in redazione, fanno sapere che al termine della votazione i parlamentari del Movimento 5 Stelle scenderanno in piazza Montecitorio per festeggiare questa giornata che viene definita storica. E vabbè, diciamo che l'ultima era stata il balcone, non gli aveva portato tanta fortuna, però vediamo, questa volta magari va meglio. Professoressa Saraceno, allora riprenderei da un punto, no? Quando Bersani dice, quando uno poi è lì nel palazzo cambia, matura, no? Non si è assunto, diciamo, la responsabilità di aver fatto cambiare i 5 Stelle, ha detto sono maturati da soli. Sono maturati? Cioè il Movimento 5 Stelle è cambiato? Certamente è cambiato, non so se in meglio, ma è certamente cambiato, è diventato, anche se si continuano a chiamare Movimento, un partito istituzionale, con dinamiche decisionali non chiarissime, non è chiaro, cioè c'è Casaleggio, c'è Grillo, cioè che dall'esterno decidono di volta in volta che cosa deve fare il Movimento in Parlamento, quindi sicuramente è cambiato per esempio molto Grillo nelle sue indicazioni, è diventato molto più un uomo delle istituzioni. Il fatto che il leader
oggi un po' indebolito, sia Di Maio piuttosto che Di Battista, dà anche questa dimensione istituzionale. Se siano diventati un po' più come dire, competenti non mi è chiarissimo, ma questo anche altri politici di altri partiti non brillano sempre per competenza. E anche lì, diciamo, le generalizzazioni non aiutano, no? Ecco, appunto. Tornando al tema di cui stiamo discutendo, è chiaro che è un processo rovesciato, cioè sono partiti dalla coda invece che dalla testa, cioè prima bisognava fare una riforma elettorale all'interno della quale poi si poteva capire di quanto era opportuno ridurre il numero dei parlamentari, se era opportuno e di quanto il numero dei parlamentari, come fare i collegi, se è proporzionale o... E invece qui c'è una riduzione senza sapere in quale disegno si inserirà. Cioè, io non sono né pro né contro, mi sembra una riduzione un po' drastica, ma va bene così. Il problema è dentro quale disegno. Certo, qual è la cornice, che no? Cos'è che tiene insieme non questo? Mi sembra che ci sia accordo. Non mi sembra che ci sia accordo tra i due partner maggiori del governo se debba essere proporzionale o maggioritario. Chiaro. E che cosa pensi Renzi lo so ancora meno. Sì, si va quindi verso un proporzionale che però avrebbe un premio di maggioranza, insomma, ecco. Poi vediamo, perché poi quando si parla di legge elettorale sì, insomma, però, il racconto si fa con complesso. Anche il rischio che con così ecco. Poi con il rischio che avendo così ridotto il numero dei parlamentari ci sia poi un problema di rappresentanza, chiaro, sia dei territori, sia di interessi, voglio, di gruppi sociali. Perdonatemi, ma prima di salutarvi, siccome ci tengo molto, prima Buttafuoco ha fatto un passaggio su questo, no? Su quello che è accaduto a Lampedusa, e ci tengo molto ad avere l'opinione sia di Buttafuoco che della Saraceno, perché diciamo quello noi ieri l'abbiamo raccontato mentre... ancora succedeva. Si cercavano i dispersi e ovviamente via via che passavano le ore si capiva che insomma era, si diceva dispersi per non dire persone certamente morte in mare, ed è stato un naufragio di donne, di bambini e soprattutto noi l'abbiamo raccontato come l'ennesimo naufragio, cioè ci stiamo abituando, non ci fa più effetto. La cosa brutta, la cosa terribile, che questa vicenda accade non da ieri o Dio ce ne scampi da domani, ma da molto tempo, da tanto tempo, da troppo tempo. E la cosa brutta è che di questa tragedia, di cui avremo la consapevolezza, chissà, forse fra 10 anni, quando, tra 20 anni, quando ci sarà un distacco, sta nel fatto che è diventata un pretesto per la propaganda, un pretesto per la polemica politica. La cosa che mi ha fatto profondamente schifo, e uso proprio questo termine, è che di quella vicenda, che è fatta anche del sacrificio dei lampedusani che si danno da fare per aiutare e soccorrere i naufraghi, non ne parlava mai nessuno, 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 né i Saviano, né i Veronesi, né i grandi cineasti, né le grandi star, né nessuno di quelli che fanno la narrazione ne parlava prima. Improvvisamente, solo perché c'era il motivo di fare polemica politica con Salvini, lo hanno fatto. Ma prima, ancora prima, non se ne rendeva conto nessuno. E nessuno ha mai sollevato il problema vero, che è quello di fare i conti, intanto con un'azione di criminalità, che si tratta né più e nemmeno che schiavismo, è tratta degli schiavi. E poi ancora sollevare un problema, una questione geopolitica delicatissima, determinata da chi a 10.000 chilometri di distanza, seminando il disordine e il caos, scatena tutto ciò. Apre e chiude i rubinetti. Voglio sentire anche la professoressa Saraceno su questo punto, a partire forse da un'unica riflessione, che è un po' quello che diceva Buttafuoco: qui nessuno è innocente, no? Cioè c'è chi ha visto, chi non ha visto, ci sono quelli che mandano i migranti, quelli che li usano strumentalmente per la narrazione politica o per farsi dare più soldi dall'Italia, perché c'è anche questo elemento. Nessuno è innocente. A me viene da dire sì, che quelli sì, che erano ieri su quel barchino sono innocenti. Prego, Saraceno. Appunto, quelli che erano su quel barchino erano innocenti, quelli che cercano di arrivare per lo più sono innocenti. E il problema è che
Mentre chiudiamo gli occhi, o magari qualcuno dice, beh, meno male che ne muoiono un po', così si scoraggiano gli altri dal venire, continuiamo a riflettere esclusivamente su se i porti devono essere aperti o chiusi e su come facciamo per impedire che vengano, e non ragioniamo sulla necessità di aprire canali regolari di immigrazione, perché se noi non apriamo questi canali, di fatto lasciamo nelle mani dei mercanti di schiavi o dei mercanti quelle persone, queste, certo, chi vuole migrare per legittime ragioni, così come sono migrati gli italiani in giro, così come migrano ancora adesso i nostri giovani, c'è chi vuole andare a cercare condizioni di vita migliore senza necessariamente essere minacciato di morte, eccetera. Il desiderio di migliorare le proprie condizioni di vita è un desiderio normale nelle persone. Temo che dovremmo parlarne ancora molte, molte volte. Alessio, che succede? Due notizie. La prima riguarda i migranti. È arrivata poco fa un post di Roberto Saviano su Facebook. Hanno bandito le organizzazioni non governative, le navi delle ONG, e si continua a morire. E poi la notizia che in questo momento si sta mangiando tutte le altre: ergastolo ostativo, bocciato il ricorso, decisione della Corte Europea dell'Uomo sull'istanza presentata dall'Italia. Benefici anche a mafiosi e terroristi. Abbiamo visto poco fa Corriere.it, Repubblica invece dello stesso tenore. Per i giudici europei, al soggetto in carcere va riconosciuta la possibilità di redimersi e pentirsi ed avere quindi anche l'ultima chance di migliorare la propria condizione. E questo vale anche per i mafiosi, perché si era posto il tema rispetto a quello. Grazie alla professoressa Chiara Saraceno, grazie a Pietrangelo Buttafuoco per essere stato con noi, li ho visti dietro le quinte. Facciamoli entrare: la senatrice Licia Ronzulli di Forza Italia, il senatore Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle, il professor Massimiliano Parrari, politologo della LUIS, al quale chiedo di raggiungermi al tavolo. Allora, professor Panarari, parto da lei. Come buon sta? Buon pomeriggio, tutto bene, grazie. Tutto bene? Se riesco a salire sul trestuolo sarà perfetto. Ce l'ha fatta, molto bene. Allora, dice il Movimento 5 Stelle, è la svolta, è una giornata storica perché c'è il taglio dei parlamentari. Dice qualcuno, era nei nostri studi ieri, il professor Cassese, è uno scempio per la democrazia. Lei da che parte sta? Si schieri? Io starei sempre con Cassese. A prescindere. A prescindere, in qualunque circostanza. Quello che succede è naturalmente un cambiamento profondo dello schema della democrazia rappresentativa e parlamentare italiana, innestato su una misura che è intrisa di ideologia antiparlamentare in questo caso. Al tempo stesso quello che voleva Di Maio l'ha ottenuto. Nel senso che la condizione che aveva posto, che era la condizio sine qua non per fare l'accordo con il detestato PD, era quella di avere di questa misura... A casa. Il taglio dei parlamentari. Ma per il Movimento 5 Stelle cos'è? Marketing? Parlo, diciamo, di un terreno che lei frequenta e conosce bene per lavoro. È una grande vittoria comunicativa. Infatti immagino che oggi, dopo il balcone che lei evocava, hanno già annunciato che ci sarà tanti una manifestazione. Cortei, balconcini magari. Quindi dal punto di vista strettamente del marketing politico e della comunicazione è una vittoria notevole, che apre però una serie di problemi giganteschi. Allora, però, noi stiamo dando per scontato che il voto passa. Arrivo dagli ospiti sul divano. Prima però vi faccio sentire un po' di voci maligne, perché poi c'è sempre chi borbotta. Fatemi sentire. Segretario, ma che rassicurazioni avete ricevuto per cambiare il vostro voto? Perché avevate votato no tre volte. Queste sono le cattiverie di chi vuole boicottare il governo. Sta andando tutto come era previsto. Buongiorno. Per voi è una bella giornata. Si va verso il taglio dei parlamentari. È un'ottima giornata per il paese. La stupisce che il Partito Democratico, Italia Viva, avevano votato contro, adesso voteranno per il taglio parlamentare, per la vostra bandiera? No, assolutamente. Ma questo accordo è chiuso o è un voto in qualche modo al buio? No, l'accordo è chiuso ancora ad agosto con l'accordo di programma e il punto numero 10 del programma. Cosa avete chiesto in cambio per avere il sì al taglio dei parlamentari? Garanzie costituzionali, e poi c'è una legge elettorale che deve cercare di limitare le compressioni sulla rappresentanza territoriale e la rappresentanza politica. Ma quindi l'accordo c'è anche sulla legge elettorale? Avete detto che senza contrappesi non l'avreste votato, quindi rischia di essere un voto sulla fiducia. Tra alleati ci si fida, perché altrimenti come si fa a votare la fiducia se tu non ti fidi dell'altro? Servono dei contrappesi. Oh, ma quali sono questi contrappesi? Perché il voto che però viene dato al buio.
Ma noi non abbiamo bisogno di contratti per sottoscriverli dal notaio. Il voto sul taglio dei parlamentari e poi le successive riforme che verranno, la legge elettorale, è anche un modo per mettere in sicurezza il governo, allontanare una finestra elettorale? No, è un modo per essere coerenti con le cose che ci siamo detti. Vogliamo... Voi l'avevate votato, no, però precedentemente. Sì, però come ho provato a spiegare prima, il taglio dei parlamentari nei 3 voti precedenti non prevedeva nessuna misura di pesi e contrappesi. Quindi lei mi sa dire, per esempio, che tipo di legge elettorale sarà la prossima legge elettorale? No, no, in questo momento non lo so dire. Allora non è così chiuso l'accordo. Quello che non si è capito è se in questo accordo la legge elettorale sarà una legge elettorale che può risolvere, fare da contrappeso al taglio dei parlamentari o no? Noi abbiamo bisogno di una buona legge elettorale, perché la legge elettorale che c'è, maggioritaria, come si è visto, non è garantito la stabilità. Ognuno avrà le sue idee e in questo spirito, finalmente, di collaborazione faremo anche questo. Grazie, ciao. Allora, intanto chiedo al senatore Di Nicola, che prima di essere parlamentare è giornalista di lungo corso, quindi chiedo, diciamo, al giornalista, no? Siccome adesso si parla di fronde, di malpancisti dentro il Movimento 5 Stelle, faccia finta di essere dall'analista, si fidi di noi e ci racconti come stanno veramente le cose. Cioè, siete stati contagiati dal PD, eppure dentro al Movimento 5 Stelle ci sono gli scissionisti possibili? Io, nonostante i sorrisi, ma non vedo perché mi debba fidare, visto che ho sentito qui discorsi che davanti a una riforma che è epocale, perché prima di metterla in campo e realizzarla il Movimento 5 Stelle, questa riforma sul taglio dei parlamentari è stata un'aspirazione fortissima di partiti che negli ultimi 20 anni hanno presentato, pensate, in Parlamento ci sono ben 80 proposte, disegni di legge di quasi tutti i partiti che puntavano a realizzare dal 96 ad oggi il taglio dei parlamentari. Ci sono state commissioni parlamentari di riforme, per le riforme istituzionali, dalla Bozzi alla Iotti De Mita alla D'Alema, per non parlare dei disastri che poi hanno combinato con le riforme epocali che avrebbero dovuto fare altri partiti, tagliando anche le camere. Cioè quello, per esempio, che sta con voi al governo, che adesso si chiama Italia Viva. Non è, questa proposta non spunta così dal nulla. Noi abbiamo avuto il pregio, se permettete, prima sentivo battute sulla affidabilità del Movimento 5 Stelle. Noi non dobbiamo dare prove a nessuno, perché abbiamo dimostrato una grandissima coerenza, perché siamo stati i primi per la prima volta. No, ma l'affidabilità è legata al fatto che da una parte c'è il taglio delle poltrone, che il Partito Democratico, che ha votato 3 volte contro, come lei sa meglio di me, oggi si appresta a votare a favore. E quindi ovviamente viene un dubbio: come mai avete cambiato idea? Loro rispondono: non abbiamo cambiato idea perché adesso il Movimento 5 Stelle ci ha promesso che faremo una serie, che insieme faremo una serie di cose. E quindi nasce spontanea la domanda: siete sicuri che poi si porteranno a casa queste cose? Noi che siamo dite sicuri, essere siamo sicuri delle cose promesse, che facciamo, per cui davanti a voi e davanti ai cittadini rivendichiamo questa coerenza. Qui viene spacciata come una misura antidemocratica, sembra una riforma spuntata dal nulla. Guardate, vi state profondamente sbagliando, perché il taglio dei parlamentari, ripeto, che noi abbiamo avuto il merito di aver posto nel programma come problema e di aver spinto in Parlamento per realizzarla, è un'aspirazione che ha tagliato. Non c'è dubbio, solo che la cornice dentro la quale quello si avverava era diversa. Scusi, e questa è la differenza. Se lei continua, guardi, con il suo sorriso può continuare ad interrompermi quando vuole, come diceva un famoso magari spot, pure senza però ecco, se io riuscissi a un passo dal traguardo a concludere il ragionamento, direi che è una riforma seria che mira a razionalizzare i lavori parlamentari, che mira a dare efficienza ai lavori parlamentari, perché, ripeto, è una misura che l'Italia aspettava da tantissimo tempo e che noi peraltro rivendichiamo in questo momento, non per fare le feste sui balconi con questo racconto
un po' macchiettistico che sento dire, non c'è niente di male a festeggiare quando in un paese inchiodato per decenni ai riti della partitocrazia si riesce a fare il taglio una riforma dei parlamentari. Epocale ricordo che, ripeto, a me stessa che sul balcone si festeggiava la manovra il 2,04%. Prego, senatrice Ronzulli, è un momento storico, una svolta? Ma per favore, è un altro momento del Movimento 5 Stelle, questo è l'obiettivo di questo voto di oggi, è soltanto di tipo comunicativo, cioè hanno bisogno di risollevarsi nei sondaggi perché ormai, avendo passato 15 mesi con la Lega al governo e perdendo quasi tutte le battaglie che erano proprie del Movimento 5 Stelle, che riconoscevano il Movimento 5 Stelle, identitario del Movimento 5 Stelle, l'unica battaglia che è rimasta di identità del Movimento 5 Stelle è il taglio dei parlamentari. Ora, posto che Forza Italia non ha nessuna preclusione, è sempre stata, voglio dire, la prima ad aver tagliato i parlamentari, ricordo quindi me stessa... Quindi voi la votate, diciamo, no? Così a casa capiscono. Arrivo anche lì. Ricordo a me stessa e a chi ci segue da casa, anche ai giovanissimi, che Forza Italia fece una riforma con la riduzione del numero dei parlamentari nel 2005, riforma che prevedeva non soltanto il taglio dei parlamentari tout court, come in questo caso, ma aveva anche dietro una riforma costituzionale che, per esempio, aboliva finalmente, cioè andava nella direzione del bicameralismo perfetto, quindi aboliva quel trasbordo che c'è ogni volta dalla Camera al Senato, dal Senato alla Camera, sulle leggi, che fa perdere per esempio tantissimo tempo. C'era per esempio annesso anche la riforma sul presidenzialismo, aveva un senso la riduzione dei parlamentari. Quella di oggi non ha nessun senso se non... E allora perché la votate? Adesso arrivo. Perché il senso che ha questa riforma, questo voto di oggi, purtroppo, lo dico davvero, magari è una posizione personale, ma ha soltanto quello di saziare il mostro dell'anticasta che non sarà mai stanco e non sarà mai stanco. Allora, qui cosa succede? Scusi, aspetta, però finisco perché non c'è problema. Però vi chiedo di essere un pochino più veloce negli interventi, sì, così però parliamo di che, più cose. È ovvio che se oggi guardiamo, quel voto di oggi serve a blindare il Parlamento, a blindare questo governo, perché se oggi per assurdo 30 malpancisti del Movimento 5 Stelle e 20 del Partito Democratico scappano, e vanno in bagno e non sono in aula, oggi cade il governo, di questo dobbiamo parlare. Questa buffonata della legge elettorale che forse arriverà che dopo poi arriverà. Non c'è, non esiste. Allora chiedo a Panarari, non si può essere contro? Cioè quello che ci sta dicendo la senatrice Ronzulli è un po' questo. Ma certo, la narrazione che abbiamo fatto intorno a questa, ha detto dichiaratamente a questo noi voto è no. Esattamente questo. Ma invece tutti gli altri partiti hanno detto, tutto il centrodestra, tutti gli altri partiti hanno detto la votiamo. Perché? Perché non si può essere contro, perché il momento è quello che è. Certo. E perché posto che non è neanche una priorità, peraltro. Mi pare che effettivamente quello che dice l'onorevole Ronzulli testimoni il fatto che Forza Italia, che sicuramente ha una visione costituzionale di tipo diverso, si trova in qualche modo costretta. Ma qui sta lo spazio della politica. Lo spazio della politica sta nell'andare contro quelli che sono gli umori popolari. Abbiamo provato, Vorrei finire almeno mezzo pensiero Oppure di andare nella direzione di contrastare quello che è un clima montante. Rispetto alle considerazioni che faceva il senatore Di Nicola, questo è un capolavoro del Movimento 5 Stelle, che mostra coerenza, nel senso che l'ideologia strutturale del grillismo è un'ideologia, detta di democrazia diretta, più precisamente di direttismo democratico, che trova nell'idea della democrazia rappresentativa un insieme di lacci, lacciuoli e di presunta distanza tra la casta, cioè i rappresentanti politici, e la volontà popolare. Allora, dal loro punto di vista, si tratta per l'appunto di un grande risultato, certo, che ha una valenza comunicativa straordinaria. Farei un passo indietro, però, perché rispetto alle tante bicameraline e commissioni che il senatore evocava, come diceva lei e come diceva l'onorevole Ronzulli, c'era una cornice di revisione costituzionale ampia e complessa. Questa è la differenza rispetto a quello che già era accaduto e alla volontà di più partiti, in questa ragione di Nicola, più partiti avevano proposto il taglio dei parlamentari, solo che lo avevano fatto dentro un disegno più grande. All'interno di un disegno più grande. Il Movimento 5 Stelle parla del taglio dei parlamentari, ne fa una delle sue battaglie identitarie,
e oggi la porta a casa, quindi loro hanno tutto il diritto di festeggiare. Attenzione, il balconcino. Sì, festeggiamo pure, balcone. Ma che cosa lasciamo? Allora, no, un attimo soltanto. Cioè, che rappresentanza diamo all'Italia? Però attenzione, all'Italia, la Ronzulli dice una cosa di più, nel frattempo sta parlando Sgarbi. La Ronzulli dice una cosa di più, apriamo un attimo Sgarbi. Ah, io aprirei perché mi hanno detto che era particolarmente... Appena, appena. Era, di questa legislatura. Era particolarmente... Era carico. Il destino di quelli che non entreranno nella prossima è questione personale, esattamente come quella che investe le vicende giudiziarie che sono sottoposte al voto segreto. Sono anche assolutamente certo che se il voto segreto fosse ammesso, il risultato sarebbe l'opposto. Molto diverso. Il voto palese serve al ricatto di un governo che utilizza il Parlamento per confermare una maggioranza che niente ha a che fare con il Parlamento. Siamo di fronte a un voto di scambio senza precedenti, per tenere in piedi un governo illegittimo, non voluto dal popolo. Si concede a una banda di parlamentari senza titolo e senza diritto, non eletti ma nominati, e il cui unico rappresentante non è in Parlamento e si chiama Grillo, che ha preso i voti per tutti loro, a loro 211 si consente di fare uno stupro di questo Parlamento. Stupro che ricorda quello che è avvenuto nella casa dove Grillo... Allora, entrerei in studio, diciamo, i toni sono quelli che, ai quali avevo detto che era esplosivo. Ci ha abituato spesso, però c'è un punto, il destino dei parlamentari e il destino del governo, lo diceva prima anche la senatrice Ronzulli, e c'è un passaggio in questo di Sgarbi che mi pare andare in quella direzione, e cioè questa cosa blinda questa maggioranza di governo. Come stanno insieme Partito Democratico e Movimento 5 Stelle? Che rapporto c'è tra le forze di governo? Che tipo di narrazione fanno l'una dell'altra? Vi faccio sentire, perché verrebbe da dire, è amore. Prima non si sono piaciuti tanto, ma adesso vanno assai d'accordo. Fatemi sentire Franceschini, ieri sera 8:30. Io lo conoscevo solo per l'immagine pubblica. Invece ho visto che sui dossier, sulle cose di lavoro, è uno che approfondisce, che studia. E quindi ha un'opinione assolutamente positiva. Ecco, potrebbe essere lui il Presidente del Consiglio al posto di Conte. Potrebbe essere lui il Premier. Il Presidente del Consiglio sarà Conte fino alla fine della legislatura. Allora, Franceschini dice ho imparato ad apprezzare Di Maio. Quindi sono mutati effettivamente i rapporti tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Noi ce lo ricordiamo quanto aspre erano state le critiche, no? In una direzione e nell'altra. La domanda che io le faccio, non so se intanto vuole rispondere alle cose che diceva Sgarbi, perché insomma se lo ritiene è utile, però il tema è, questi sono apprezzamenti che hanno a che fare con una crescita sia del Movimento sia del Partito Democratico, o invece diciamo è un'assicurazione sulla vita per il governo? No, su Sgarbi non commento perché ha parlato Sgarbi e non Winston Churchill. Beh, Sgarbi è un parlamentare, scusi. Posso no, però lei non può, scusi. No, se lei vuole criticare... Vabbè, però insomma poi di Nicola può decidere di non commentare una persona e non gli va di commentare. Io non devo difendere Sgarbi, si sa difendere da solo, ma non è qui, quindi lo devo fare. Non ho detto una parolaccia come... Non è uno statista, vuol dire, giusto? Non è Winston Churchill. Lei capisce... È un parlamentare... Posso? Mi scusi. Sì, no, davvero. Facciamolo, poi ognuno sceglie di... replicare o non replicare a chi non si fa un giudizio sulla persona, mi scusi. Di Nicola. Si può parlare politica senza essere interrotti. Assolutamente. Cioè, quindi non commento perché anche le parole usate in quel discorso non credo che siano all'altezza del dibattito che in questo momento si sta svolgendo alla Camera. Ripeto, la riforma, come dopo il mio intervento avete tutti riconosciuto, tanto che anche Forza Italia voterà questo provvedimento, è non solo una grande vittoria del Movimento 5 Stelle, ma io reputo una vittoria dei cittadini e una conclusione degna di un dibattito sulle riforme istituzionali ed elettorali che c'è stato in Italia nell'ultimo trentennio. Questo tanto per chiarire. Per quanto riguarda la collaborazione con il Partito Democratico, io non capisco perché ci si continua a meravigliare per questo cambio di maggioranza, peraltro non provocato da noi, ma frutto della pazza estate del senatore Salvini, avendo noi detto in campagna elettorale addirittura che non avendo
o non potendo avere il 51% dei consensi, in Parlamento noi avremmo messo in campo un programma chiarissimo, reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza. Con chi ci stava? E con chi ci sta, con chi ci sarebbe stato, noi avremmo governato. Questo è il partito post-ideologico, l'essenza del Movimento 5 Stelle, per, diciamo che è la chiave per la soluzione dei problemi italiani per troppi anni trascurati da una classe politica che era poco interessata a questi temi e molto interessata alla difesa dei privilegi. Ora, diciamo che se vuole io le dico perché mi stupisco io e perché diffido di questa armonia. Mi viene un dubbio, considerato quello che ho sentito anche in questo studio dire da parte del Movimento 5 Stelle rispetto al Partito Democratico, siccome ci sono delle cose che tu dici di un altro che poi possono passare in cavalleria, certo. Ce ne sono altre che restano agli atti perché magari sono particolarmente pesanti. Vedo Sgarbi nel frattempo che diciamo gesticola e probabilmente in uno dei suoi momenti ha alzato un anno. Un funerale di un Parlamento che fu negli anni della sua storia, un Parlamento democratico con rappresentanze reali, e invece è la seconda volta che io partecipo, e sono l'unico a votare contro, a un suicidio non assistito. Capitolo nel 93. Vabbè, siamo al suicidio del Parlamento. Che succede, Alessio? Succede, mi rendo conto di una dichiarazione dell'onorevole Micaela Biancofiore, parlamentare di Forza Italia. Voterò il taglio dei parlamentari che ritengo un errore madornale. Ritengo però che il centrodestra stia sbagliando completamente strategia. L'opposizione, se è opposizione, deve fare opposizione, soprattutto nei confronti di un governo abusivo e contrario alla volontà degli italiani. Quindi sarebbero dovuti uscire per esempio tutti dall'aula, questa magari era una strategia possibile. E Panarari, prima ho fatto vedere Franceschini, diciamo che dove c'è Franceschini c'è maggioranza. Ecco, Franceschini ha questa caratteristica di politico molto capace di costruire maggioranze. Del resto anche lui ha una sua coerenza, perché sin dall'inizio sosteneva questo modello di governo. Allora forse non è lui la persona da prendere in considerazione rispetto alla narrazione, ma ci sono per l'appunto tante altre dichiarazioni e tanti altri momenti del rapporto anche, molto molto rilevanti. Pensiamo penso solo a Bibiano. L'evocazione del partito Bibiano, le relative querele. Per ritornare anche alle parole Sgarbi, se ne sono dette di cose. Assolutamente, questo conferma una cosa, che di nuovo è una vittoria del Movimento 5 Stelle, cioè sembra che in questo momento in Italia... Ma che vittoria di Pirro è, scusi, una vittoria di... cioè, vittoria finisce lì, perché non il problema... non siamo in grado di misurare se è una vittoria di Pirro o se può prolungarsi nel tempo. Il punto però è che il format della politica italiana, da che il Movimento 5 Stelle, in una chiave post-ideologica, ha occupato il centro dello spazio politico, è il contratto. Nell'altro caso c'era un contratto dichiarato, vidimato, firmato, in questo caso c'è un contratto non esplicitato, ma di fatto le linee del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, che non possono incontrarsi, perché sono linee e piattaforme politiche profondamente diverse, vanno avanti per giustapposizioni. Oggi faccio questo, quello che vuole il Movimento 5 Stelle, il tema è anche bisognerà vedere qual è la tempistica e qual è l'incasso del Partito Democratico. Quanto durerà. Allora, mi aprite Stappino, perché io prima dicevo ci sono i mal di pancia anche nel Movimento 5 Stelle, avete imparato dal PD. Di Nicola, su questo punto non mi ha risposto. 25 chi c'è con te, ce ne sono che hanno mal di pancia. Stappino? Allora, Tiziana, l'uomo che più di altri può raccontarci dei mal di pancia, almeno su questo provvedimento del Movimento 5 Stelle, cioè Andrea Colletti, che è il deputato che ha annunciato, infatti è l'intervento numero 21 in aula oggi, voto in dissenso dal gruppo. Non ha ancora deciso, onorevole, se voterà contro o uscirà dall'aula, ce lo può dire qui? In realtà volevo aspettare di sentire e ascoltare le dichiarazioni di voto degli altri gruppi politici, quindi ve lo potrò dire solo dopo averli ascoltati, tant'è vero che prima ero in aula quando mi avete chiamato a fare l'intervista. Però le dichiarazioni di voto le conosciamo più o meno, no? Degli appunti. Beh, preferisco ascoltarle dal vivo, diciamo così, perché possono sempre cambiare. E scusi, in funzione momento, di quale dichiarazione di voto lei voterebbe in un modo o in un altro, uscirebbe dall'aula o resterebbe? Mi aiuti a capire. Di tutti gli altri partiti. È interessante sempre ascoltare le dichiarazioni di voto degli altri partiti, perché sono sempre un punto di vista in più per tutti noi. No, mi scusi, però io veramente però non è un'insistenza, non ho capito dico bene. La verità, meno, lei o esce dall'aula guardi, il problema o vota contro, di dichiarazioni corretto? Di voto
Esattamente, però io dico anche che guardi, la questione di votare contro o non votare questa riforma come non l'ho votata in prima lettura è il problema meno rilevante rispetto a un problema di natura tecnico-legislativa che per me da giurista è il problema che interessa di più in realtà, certo. Non tanto quello che vota Andrea Colletti. E perché questa che viene dipinta come la svolta non è la svolta? Me lo deve dire in un titolo, diciamo. Beh, guardi, non mi piacciono i titoli, sono fatto così, ci ho fatto anche una tesi di laurea sul bicameralismo italiano. Adesso io però lei capisce con che la tesi altri... di laurea io beh, non gliela posso voglio fare esporre, ovviamente, ecco. Però... Che titolo aveva? Ecco, che titolo aveva la tesi però, di laurea? Guardi, potrei... superamento del bicameralismo italiano. Vedi? Io dico, se si deve parlare di efficienza, se si deve parlare di risparmio. Senta, un invito dalla senatrice Ronzulli ad entrare in Forza Italia. Ha sbagliato partito. Perché dice la Ronzulli che lei ha sbagliato partito. No, grazie. No, insomma, è la tesi. Mi sa che la Ronzulli, se leggesse quello che ho scritto su Forza Italia, sicuramente non mi darebbe questo invito. Ma la tesi potrebbe averla scritta a Berlusconi, mi scusi. La tesi che ha fatto sicuramente può averla sentita da Berlusconi. Quando si è laureato? O Berlusconi da lei? Non ho sentito... No, ma era una battuta. Era una battuta, era una battuta. Ho 38 anni, quindi... Il titolo della sua tesi... No, è che... La sua tesi potrebbe averla scritta a Berlusconi. Questo stavo dicendo. Sì, va bene. Comunque, io sono un po' un avvocato noioso, vorrei rientrare nel merito perché prego, mi piace sempre parlare prego, del merito prego, prego. Delle questioni. Prego. Ci sono alcune questioni tecniche che molti non hanno visto su questo provvedimento. In primis non si parla di senatori a vita. Noi riduciamo il numero dei senatori eletti da 315 a 200, ma rimane alterato il numero dei senatori a vita, cioè rimangono 5. Cioè vuol dire che avremo un numero in percentuale di senatori eletti molto superiore di più del 50% rispetto all'attualità. E già questo, secondo me, è in parte un vulnus democratico. A me piacciono le elezioni. Non mi piaceva la riforma Renzi perché toglieva le elezioni al Senato, vorrei almeno la riduzione o l'eliminazione dei senatori a vita. Inoltre facciamo un po' un piacere, una marchetta al Trentino Alto Adige, che avrà... grazie a questa riforma, più senatori rispetto a una regione che ha più abitanti del Trentino stesso. Perché il Trentino Alto Adige, quindi le due province autonome, avranno 6 senatori in totale, con 1 milione di abitanti. Io vengo dall'Abruzzo, come il collega prima di Nicola che studio, che ha una popolazione di 1.300.000 abitanti, quindi il 30% in più, e avrà in realtà 2 senatori in meno. E questo vale per l'Abruzzo, chiaro. Vale per le Marche, vale beh, per la Liguria, vale ragioni, per la Sardegna. Mi sembrano ragioni insomma, che hanno dietro uno studio e un ragionamento. Posso fare una domanda al collega? Sì, però dobbiamo essere veloci sul serio. Sì. La domanda è, siccome tutto quello che lui ha detto è totalmente condivisibile, per esempio, da parte mia... Però lui si alza o se ne va? No, la mia domanda è perché non è riuscito a convincere il suo gruppo su una tesi del genere? Come mai non è riuscito a convincere il suo gruppo? E poi Di Nicola, vi chiedo veramente sintesi, prego. Non l'hanno ascoltata. Guardi, io avevo presentato degli emendamenti specifici in prima lettura. Come e perché non sono riuscito a convincere dovrebbe chiederlo a chi non ho convinto, perché non posso entrare nella testa delle persone, sinceramente. Vabbè, insomma, lei ha posto il tema ma non è stato ascoltato. Prego Di Nicola. Però mi piace sempre parlare dal punto di vista tecnico. Per dire cosa? Beh, mi sembra che abbia fatto dei rilievi puntuali e precisi. Delle obiezioni che fa l'onorevole Colletti, che io saluto venendo dalla stessa regione, saranno superate dalle riforme che innanzitutto ci sarà da ridisegnare i collegi elettorali, perché sarà importante di fronte a questo ridimensionamento numerico ridisegnare i collegi, e nel ridisegnare i collegi si metterà mano a quei problemi di sovrarappresentanza o sottorappresentanza delle varie regioni. Ripeto, per quanto riguarda il resto, io credo che bisogna guardare al di là dei tecnicismi, guardare il complesso della riforma. È un grande passo avanti, tantissimo ci sarà da fare sulla legge elettorale, senatrice. Nicola, non lo posso pensare come te. Aspetti che devo andare in pubblicità, ma c'ho posta per lei, veloce. L'ha letta l'intervista della Polverini questa mattina al Fatto Quotidiano? Certo che l'ho letta. Leggerò un passaggio perché so che le fa piacere. No, anche no.
Dunque, mi sono accorta che la posizione di Forza Italia odierna è supina al sovranismo leghista, ostaggio del fuoco salviniano, quindi se ne va da Forza Italia e dovrebbe approdare a Forza Italia Mista Stretta, dovrebbe approdare al nuovo movimento di Renzi, Italia Viva. No, non lo so se... Così, io mi auguro di no. Si legge dall'intervista. Io mi auguro di no perché... ho capito, ha detto io mi auguro di no perché Renata Polverini è una grande risorsa per Forza Italia, è peraltro una delle più esperte che abbiamo in materia di lavoro e di occupazione, quindi per me sarebbe un grande dispiacere, spero che non sia così, lo apprendo come lei dal Fatto Quotidiano questa mattina. Il problema, come lei sa, era legato a una proposta che aveva fatto Renata, che era lo Ius Culture, per cui, che diciamo... non è stata ben accolta nel partito, tant'è che diciamo, ecco, di quello non si parla. Ma lei sarebbe d'accordo invece personalmente? Su che cosa? È con Renata Polverini o no? Sullo Ius Culture, sì. Dice? Ma io distinguere... Sì o no, personalmente? No, sì o no, o io lo spiego dopo la pubblicità. Benissimo, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Saluto Luca Sappino e il suo ospite, poi ovviamente Luca, se lo ritieni, ci chiedi la linea. Andiamo in pubblicità. Eccoci qua di nuovo in studio, allora siamo in compagnia della senatrice Alice Ronzulli, del senatore Primo Di Nicola, del professor Massimiliano Panarari e so che il senatore Di Nicola vuole tornare sulla questione del taglio dei parlamentari, nel frattempo l'aula, noi continuiamo a seguire il dibattito e poi eventualmente apriamo, chiudiamo così come abbiamo fatto perché seguiremo il taglio dei parlamentari tutta la giornata, è la giornata del taglio dei parlamentari. Però diciamo questo governo ha da fare alcune cose, una di queste cose, la cosa forse più importante al di là, ripeto, del taglio dei parlamentari è certamente la manovra, cosa c'è, cosa non c'è, l'abbiamo visto, abbiamo sentito comparire o scomparire varie misure, ieri qualcuno ha incontrato il Presidente del Consiglio Conte proprio per parlare di manovra, erano i sindacati, tra loro c'era la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, ben trovata, è collegata con noi da Milano. Allora, intanto le dico, no? Lei ha incontrato il Presidente del Consiglio Conte e ha dato a tutti la notizia che ci sono i soldi per l'adeguamento dei contratti del pubblico impiego. È così, no? Questo ci è stato detto ieri mattina all'incontro col Presidente del Consiglio. Stiamo facendo verifica ai tavoli tecnici. È indubbio che lo Stato, datore di lavoro, deve anche dare l'esempio. Un altro anno scadono tanti contratti nel privato. È ovvio che un contratto, peraltro già scaduto, della pubblica amministrazione deve essere un buon esempio per la contrattazione. Ma avete avuto rassicurazioni? Quindi ci vogliono le risorse per il contratto e bisogna farlo. Avete avuto rassicurazioni? Abbiamo avuto rassicurazioni, ma la rassicurazione più certa è quella che viene data dai numeri. Quindi sarà nelle poste della finanziaria che dovremo trovare le cifre adeguate per rinnovare i contratti pubblici. D'altra parte, il rinnovo del contratto significa anche produttività, innovazione nel lavoro pubblico. Quindi lei dice che bisogna vedere quanti soldi ci mettono sopra e quella è la risposta, no? Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. L'altra questione che abbiamo posto sulla pubblica amministrazione sono le assunzioni. Alcuni ospedali stanno chiamando medici in pensione per carenza di personale medico, di personale infermieristico, di tutte le professioni sanitarie. Come d'altra parte, per fare una lotta vera all'evasione fiscale, dobbiamo avere un numero di ispettori, di personale di quello che si occupa di appunto fare questa... Ah, non c'è dubbio. Abbiamo perso circa 10.000 posti di lavoro su chi si dovrebbe occupare di tutto questo. Senta, abbiamo un disavanzo di pianta organica di circa 5.000.
Guardi, io sono fiduciosa che finalmente dopo tanto tempo vedo un'impostazione al confronto con i sindacati sul tema importante della manovra diversa, c'è un modo diverso di approcciare, c'è un confronto vero su tavoli politici ma soprattutto su tavoli tecnici. Al quale diciamo il non eravate più abituati. Il risultato si vedrà però ovviamente sui numeri. Chiaro, chiaro. Senta, l'ufficio studi di Confindustria e l'Istat ieri hanno fotografato un'Italia ferma, no? Confindustria ha parlato di una manovra restrittiva, poi c'è il tema della crescita zero. Questo vi preoccupa, la preoccupa? E se sì, quanto? Beh, questo non solo ci preoccupa. Noi abbiamo mobilitato nei mesi scorsi, proprio sul tema della crescita e del lavoro, centinaia di migliaia di lavoratori, di pensionati e di giovani. E per questo abbiamo chiesto alla Presidenza del Consiglio che ci sia un confronto, un monitoraggio continuativo sugli investimenti, sullo sblocco delle infrastrutture, perché è fondamentale sbloccare quegli 80 miliardi per le infrastrutture che sono già sovvenzionati ma devono essere spesi, dando in questo modo anche centinaia di migliaia di posti di lavoro. Dice la Furlan, quelle ossigeno, bisogna metterle in circolo. Allora chiedo a Panarari, mi pare due temi, no? Mi sembrano davvero rilevanti. Il primo non era affatto scontato, dice la Furlan, l'abbiamo sentito dire anche da Landini, più volte intervistato in questi giorni, questo governo ha aperto alla possibilità di dialogare con le forze sindacali, che non era più una consuetudine. Quindi c'è un tema, quello del dialogo aperto. L'altro tema però è questa manovra, al netto dei 23 miliardi che pesavano come un macigno, può lavorare con pochi soldi, sono quei 7 miliardi che arrivano fino ai 30 che pesa la manovra. E dice Confindustria, attenzione, perché così il paese è fermo, è immobile. Prego Panarari. Sì, queste sono le due poste fondamentali, letteralmente. Quando si dice che la forma è sostanza, è esattamente questo caso, perché pur senza arrivare a delle procedure di neoconcertazione, il fatto che il governo in carica abbia aperto e costruito dei tavoli di consultazione è una notizia positiva. Ed è un passaggio di fase molto importante, come le forze sociali riconoscono, rispetto alla situazione precedente in cui, diciamo, rispetto alle situazioni precedenti, nelle quali per l'appunto il governo invece tendeva in una situazione un po' autistica a non consultare le parti sociali, a procedere in maniera, diciamo, un po' così per direttissima. Sì. Poi però c'è un problema di sostanza, naturalmente. Le stime di Confindustria sono stime molto serie e denunciano un allarme da prendere fortemente in considerazione, perché non c'è dubbio che questo governo, che è nato anche per sterilizzare le clausole di salvaguardia dell'IVA e quindi si sapeva che non poteva disporre di risorse finanziarie significative, ha di fronte a sé un bivio. Per poter giustificare il passaggio di fase, per poter raccontare una nuova narrazione, ha bisogno di individuare poche misure fondamentali e, a mio giudizio personale, sono misure indispensabili. Quindi disegnare la direzione, perché altrimenti sono talmente pochi soldi che non riesce a fare cose. Altrimenti, per l'appunto, rischia di essere semplicemente una forma di trasformismo. Due sono le cose fondamentali. Deve cercare di introdurre un po' più di redistribuzione di giustizia sociale, che è un tema drammatico che alimenta anche il populismo, ma dall'altro ha bisogno di costruire politiche industriali ed individuare nella crescita, in una serie di misure di crescita, la propria direttrice fondamentale. Beh, però redistribuzione, diciamo, loro potrebbero rispondere, sento già Di Nicola, lo abbiamo fatto con il reddito di cittadinanza. Quelle persone che erano in difficoltà non sono state viste, noi per la prima volta le abbiamo viste, con tutti i difetti, le cose che poi quando fai qualcosa puoi individuare. Io avrei da eccepire su questa misura, per l'appunto, ma appunto però, sono diciamo, cioè, certamente quel tema lì c'è. Senatrice Ronzulli, lascio la chiusura al senatore Di Nicola. No, beh, sicuramente io sul reddito di cittadinanza ho tutto da eccepire. No, però più in generale sulla manovra, se no torniamo indietro su cosa, quella è una cosa già fatta. No, intanto la manovra... Ripeto, intanto c'era un numero di persone in Italia che, diciamo, non erano state viste. C'era il REG, era chiaramente insufficiente, quindi poi si può giudicare il reddito di cittadinanza, è una misura totalmente a sistema. Il tema c'era. Sì, va bene, però guardi, io ho un altro approccio proprio culturale. Io se voglio aiutare qualcuno che è rimasto indietro, gli do un lavoro, non gli do dei soldi per stare sul divano. Quindi magari avrei fatto quel debito, quella manovra dell'anno scorso, avrei creato debito, quindi avrei indebitato le future generazioni, avrei indebitato mia figlia
per dare a mia figlia la possibilità di avere un paese con infrastrutture, con occupazione, con crescita, con sviluppo. Allora sì, mi indebito. Lei perché si è indebitata? Penso, ha comprato una casa? Non so, ha fatto un debito? No. Perché ha fatto un debito per comprare una casa? Fa un mutuo o non fa un debito? Chiunque di noi fa un mutuo per lasciare una casa a qualcun altro. Non è che uno decidiamo di comprare, se no sta un affitto tutta la vita oppure non compra casa. È la stessa cosa, quindi quei soldi lì di quella manovra ce li ritroviamo adesso peraltro. E vogliamo utilizzare dei soldi che non vedremo mai, come per esempio i soldi dell'evasione fiscale, quei famosi 7 miliardi e mezzo che dovremmo in qualche modo recuperare dall'evasione fiscale per pagare sì, la manovra. Hanno sollevato sempre dubbi per che parlare a chi ci ascolta da casa plausibile. In modo semplice, perché allora se lei va al supermercato può pagare la spesa con dei soldi che dice guardi mi creda sulla parola risparmio e poi torno a pagare il conto? È la stessa cosa, quei soldi lì non ci sono in bilancio, nella nota del DEF c'è una manovra che in realtà dice, lì è... c'è proprio un buco. Prego, certo. Di Nicola. Ma a proposito di ridistribuzione del reddito, è vero, il reddito di cittadinanza è un esempio e nella scorsa legislatura è servito a ridistribuire reddito per far fronte alle povertà dei milioni di persone che veramente erano in condizioni economiche disastrose. Infatti... Per quanto riguarda questa manovra, se posso parlare, non c'è dubbio che l'aspirazione del governo è quello di fare una manovra espansiva. Al momento con le risorse disponibili cerchiamo di mettere innanzitutto in sicurezza i conti bloccando l'aumento dell'IVA e poi cominciando a investire su settori produttivi, l'industria 4.0, il taglio del cuneo fiscale che può servire a spingere i consumi. Ma mi lasci dire una cosa. Il problema sono le risorse e noi come governo, come maggioranza abbiamo di fronte una grande sfida su due punti. Uno, sbloccare quella massa di investimenti. Di cui parlava la Furlan. Lo sblocca cantieri, esatto, e c'è burocrazia che impedisce e miliardi che aspettano di lavori pubblici e di occupazione che aspettano solo di essere liberati. L'altro problema è quello dell'evasione fiscale. Perché gli oltre 100 miliardi conteggiati nell'ultimo studio sono un livello di evasione intollerabile. Noi dobbiamo assolutamente mettere in campo misure straordinarie, secondo me, che accanto allo spettro della galera, per esempio, veda delle misure di tipo amministrativo, come per esempio quelle contenute in un disegno di legge che io ho presentato al Senato e che so è in valutazione al Ministero dell'Economia, e che prevede semplicemente queste misure. Cioè, semplicemente che nei casi di evasione accertata è prevista la sospensione o la revoca, a seconda della gravità, delle licenze commerciali, la sospensione o la cancellazione dagli ordini professionali per quanto riguarda le professioni, la sospensione o la revoca delle concessioni pubbliche dalle autostrade e televisioni. Quindi una maggiore servilità, diciamo, esatto. Produrrebbe quell'effetto lì. Pensi, quale evasore sfiderà più la sorte sapendo che perderà il proprio cespite di lavoro e di ricchezza? Io ribadisco, 7 miliardi sono una bella posta. Alessio, no, che succede? Non è meglio di Matteo Renzi destinato a far molto discutere. I giornali di oggi riportano alcune frasi attribuite dal Presidente del Consiglio e non smentite. Il riferimento è all'aggettivo prepotente. Al pari o peggio di Salvini, scrive Renzi. Capisco che l'esperienza dello scorso governo sia stata logorante. Sappiamo che Conte avrebbe detto non mi piacciono i prepotenti, esatto. Riferendosi ai due Matteo, così almeno abbiamo letto in varie interviste stamattina. Il fatto che Conte non lo abbia smentito per Renzi è grave. Capisco che l'esperienza dello scorso governo sia stata logorante e abbia causato molti danni a tutti, ma credo che si debba dire una parola di chiarezza e di tranquillità. Non intendo fare polemica col Premier, per me questo scontro continuo deve finire e faccio il primo passo evitando di rispondere alle accuse di prepotenza, basta retroscena e polemiche. Sto rispondendo e faccio però il primo passo che non rispondo. Risponde. Grazie agli ospiti. Sono stati con noi la senatrice Ronzulli, il senatore Di Nicola, il professore Panarari, vedo già dietro le quinte, Vincenzo Scotti, che farei accomodare, Gerardo Greco. Prego. Arrivederci. Grazie. Grazie. Ben arrivato, ma che meraviglia, tutti che ci salutiamo. Ben arrivato, ben trovato Gerardo. Oh,
è bella questa cosa, è la diretta vera. Questo lasciamo i cellulari, ma che meraviglia, tutto così. Allora, perché c'è Vincenzo Scotti oggi a Tagadà? Intanto perché ci fa piacere. E poi perché lei è un po' l'uomo del giorno, mi permetto di dire. Spero non della notte. Limitiamoci al giorno. Allora, Vincenzo Scotti non ha bisogno di grandi presentazioni, ha una lunghissima carriera politica. Abbiamo provato a mettere insieme il suo curriculum. È certo vecchio. Punto. No, ci siamo persi. Alessio, però, aiutami, che così quei pochi che a casa non sapessero tutto gli diamo qualche notizia. Da sempre democristiano, 7 volte parlamentare, ministro in diversi governi tra il 78 e il 92, con dicasteri importanti, l'interno, i beni culturali, sottosegretario agli esteri con Berlusconi tra il 2008 e il 2011 e poi presidente e fondatore della Link Campus University. Allora, siccome oggi anche di quello vogliamo parlare, che la Link Campus University è stata tirata dentro la guerra delle spie, una guerra di spie, lo dico a chi ci segue da casa, che mette insieme, vediamo, la Russia, gli Stati Uniti e, udite udite, l'Italia. Vediamo di che cosa stiamo parlando e arrivo da voi. È il 2016, Hillary Clinton sogna la Casa Bianca mentre Donald Trump conquista il Partito Repubblicano. È l'8 novembre dello stesso anno quando il tycoon americano più celebre di Manhattan diventa il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Ma in questa storia, stelle e strisce, si insidia una vicenda di spionaggio, protagonista la Russia di Vladimir Putin. Ed è così che l'account di posta elettronica di Hillary Clinton viene hackerato per favorire, dice l'FBI, l'elezione di Trump. In un giorno scoppia quello che la storia chiamerà il Russiagate. In questa vicenda di oltreoceano la Roma terna diviene però protagonista con Joseph Missoud. Lui, professore alla Link Campus University, è l'uomo, sempre stando alle indagini dell'FBI, che riceve la notizia dell'avvenuto hackeraggio delle mail di Hillary Clinton. Il professore scompare nel nulla nel maggio del 2018 e ora il presidente degli Stati Uniti vuole sapere dove si trovi. E come in una classica storia di spionaggio, i vertici americani volano a Roma. Il ministro della giustizia Barr incontra a Ferragosto il capo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Gennaro Vecchione, amico intimo del presidente del Consiglio, ma è lo scorso 27 settembre che il ministro della giustizia americano torna a Roma, questa volta per chiedere che ruolo abbia la Link Campus University nel Russiagate americano. Mentre l'FBI raccoglie le informazioni, in Italia scoppia lo scandalo. Il presidente Conte finisce nella bufera con un Matteo Renzi che gli chiede di riferire al Copasir e lasciare in mano ad altri la delega ai servizi segreti. Notizia di oggi, però, è che Giuseppe Conte ha reso noto in una dichiarazione a Repubblica che quell'incontro servì solo per avere chiarimenti sull'operato dei precedenti governi. Cioè i governi di Gentiloni e Renzi, perché poi tutto torna. Allora, arrivo ovviamente da Scotti, che ha già fatto un paio di puntualizzazioni mentre andava in onda il servizio. Adesso mi dice tutto. Siccome c'è Del Rio in aula, perché diciamo teniamo insieme anche il racconto del taglio dei parlamentari, giornata storica, poi Scotti ci dirà. Tutto succede come succede. Lo avevamo già fatto. Sentiamo. Avevamo già approvato un taglio dei parlamentari, come forse ricorderete, nella scorsa legislatura, abolendo il Senato. Una riforma organica che noi continuiamo a ritenere la riforma migliore per un buon funzionamento delle istituzioni. Perché qui si è parlato di efficientamento delle istituzioni, è vero, esiste anche un problema di costi ed esiste un problema di numeri, certamente. Non è una novità la proposta che oggi ci apprestiamo ad approvare. Come è stato ricordato già nella commissione bicamerale, da Bozzi, da Lema, a vari altri titoli, la commissione di Violante, altre commissioni che hanno ipotizzato tagli di parlamentari. Rientriamo, è interessante, prima Bersani, adesso Del Rio, tendono a sottolineare come il tema non siano i costi, dice sì, per carità c'è anche quello, però c'è soprattutto l'efficientamento e dice Del Rio, noi già prima lo volevamo fare, peccato che la premessa diciamo era un attimo diversa, adesso intanto si fa questo e poi si vedrà, ma poi arriviamo a parlare anche di questo. Siamo al Russiagate. Intanto chiedo a Scotti se sarebbe mai immaginato di ritrovarsi dentro, diciamo, questa guerra di spie. Ma no. Perché tante ne ha viste, però no, questa è particolare. Guerra, vede, 4 anni fa la nostra università, che poi è una cosa a parte da Missoud, cioè la nostra università fece una ricerca
e fece un convegno internazionale sul problema della disinformazione come strumento di lotta politica. E questo era 4 anni fa e noi dicemmo 4 anni fa, proprio quando succedeva lì, demmo i dati dicendo che Russia e Cina stavano lavorando intensamente su questo terreno. Fonti americane ci dissero che eravamo allarmisti. Beh, credo che lo abbiano oggi. Adesso vogliono indagare su oggi, voi. Oggi è quindi al centro, ma cosa indagano? Il problema è questo. Prendiamo le due corni del problema. Sì. John Misson. No, aspetti, perché è molto importante che a casa capiscano, perché non è una storia proprio semplice. Difficile. Oggi c'erano le tappe di Repubblica, ne parlano tutti i giornali di questa vicenda. Io approfitto delle tappe di Repubblica perché mi sembrava una schematizzazione facile. Il primo punto, dice Repubblica, è dove esplode lo scandalo, cioè il Russiagate è un'inchiesta dell'FBI ed è un'inchiesta che riguarda gli Stati Uniti d'America, o meglio le elezioni di Trump. Certamente. E quindi come la Russia avrebbe aiutato Trump danneggiando la Clinton. Noi l'avevamo primo previsto. Punto, e voi l'avevate previsto, lei dice. Secondo punto, c'è un testimone. Chi è questo testimone? Il testimone sarebbe Mifsud. E questo testimone sarebbe colui che per primo avrebbe parlato di queste mail, diciamo, rubate alla Clinton. Fin qui le torna? Sì. Benissimo. E però Mifsud era insegnante della Link, o no? È un professore della Link o no? No, le spiego subito. Mifsud quell'anno, ma Mifsud parte dal 1999 i rapporti, quando nacque in Italia la filiazione dell'Università di Malta. E Mifsud era il capo dei rapporti internazionali di COPA. E si affacciava a Roma, quindi l'ho conosciuto in quella direzione, non come docente, ma come funzionario docente a Malta. Poi dopo lui è diventato rettore dell'Università Europea, Emuni. Poi è diventato presidente della università, del consorzio universitario di Agrigento. Poi è diventato direttore, prima professore, poi direttore dell'Accademia Diplomatica a Londra, che era prima una unit di East Anglia University, una importante università inglese. E poi, quindi lei ci sta dicendo che aveva una carriera accademica. No, aspetta, aveva un'accademia. Quando l'anno in cui parliamo e scoppia il caso, lui in quell'anno era professore, full professor a Stirling ed era il direttore dell'Accademia Diplomatica a Londra. Vedi caso che lui diventa indicato come professore di Link. Ma dite prima, i giornalisti avessero voglia di leggere le carte prima di scrivere, mai una volta che lo facesse, avrebbero visto che lui era professore di Stirling, dovrebbero dire quell'anno era professore di Stirling. Aspetti, però era anche professore della Link. Un minuto. Lui ha fatto poi, essendo full professor a Stirling, poteva essere chiamato da noi come professore straordinario per un periodo di un anno. Mentre avveniva questo, lui, poveretto, scoppiò il caso e quindi cessò di essere full professor e quindi non ebbe neppure il gusto di salire in cattedra e fare un corso di laurea. Lui era venuto per alcuni seminari nel corso di anno, ma sulla base delle sue conoscenze. Bene, però lei mi dice che lo conosce da tempo. No, aspetti, però mi deve soddisfare pure qualche curiosità. No. Allora, lei dice, era un'accademica, aveva un'ampia carriera. Poi dice, alla fine qua è riuscito a fare ben poco perché nel frattempo è esploso lo scandalo, però mi dice anche che lei lo conosce da tempo, fosse che insegnava da voi da chissà quanti anni. Facciamo tutte, l'ipotesi più di terzo grado è impossibile. Ma che? Io ho 160 professori e la vita è quello che fanno loro, dipende da me. Faccio una domanda e la mettiamo insieme magari. E si riporta questa questione come... L'abbiamo chiarita, questa questione l'abbiamo chiarita, mi pare, no? Io se voglio... Abbiamo fatto che chiarezza. Se a lei... Vorrei fare un passetto avanti, però. Sì. Siccome lei mi dice che lo conosce da tanto tempo, mi può dire che tipo è? Come? Che tipo è? Che persona è? Ma che effetto le ha fatto? Mi ha fatto e arrivo da Gerardo Greco. Che io voglio... Indaghino, e poi alla fine vedremo.
Ma la cosa che per poco che io conosco dei problemi degli uomini e dei problemi di intelligence, parla troppo. Sì, e ho letto che punto, lei ha detto questa cosa. E a questo punto... Cioè, per essere una spia scusami, parla troppo. Per una spia parla troppo. Cioè, dico, scusi, questo è un dato di fatto. Altrimenti non l'avrebbero preso. Dico così, insomma, io non voglio entrare. Quello che è inaccettabile per i miei docenti, per i miei studenti, è questo di raccordare le due cose e di mettere Bissut con la lingua. Con l'università. L'università. Prego, Gerardo Greco, domanda, risposta che poi è un tassativo. Sì. Fra un minuto un tassativo. Sì, Cento Scotti è un uomo della Prima Repubblica. È uno che ne ha viste di tutti i colori, è stato ministro dell'interno dal 90 al 92, anni devastanti di lotta alla mafia, di disastri fatto. Di tutti i modi. Ha ragione oggi ad essere così preoccupato, perché questa cosa di Mifsud è una cosa vera, nel senso che ha fatto infuriare l'amministrazione Trump e ha fatto sì che un ministro della giustizia sia venuto in incognito a Roma, cosa mai a parlare prima, con gli agenti a chiedere segreti, ragione di questo signore, sì. Che in un modo o nell'altro Scotti conosce abbastanza bene, tanto da definirlo un chiacchierone. E di fatto Mifsud è un chiacchierone, è un fanfarone, va bene Scotti? Ma sì, lo dica insieme a me, dai, anche così si salva Scotti. Gli americani sono molto suggerimento mi sono mai occupato di quelle cose. Però perché? Perché questo Mifsud è uno che in qualche modo è a conoscenza di questo hackeraggio russo, di queste mail hackerate. E che cosa vuole dimostrare Trump? Che in realtà sia tutto un complotto ai suoi danni, cioè che questo Mifsud sia agito da qualcun altro, i russi, gli italiani, i maltesi, i francesi, contro Trump. Capite com'è complicata questa cosa? E come il povero Scotti, che ne ha viste tutti i colori, è preoccupato. Tenete a mente il racconto di Gerardo Greco, perché io devo andare in pubblicità, c'è un tassativo, e poi ovviamente diamo la parola a Scotti fra poco. Eccoci qua, sono in studio con Vincenzo Scotti, che risaluto nuovamente, sono assai contenta di averlo qui, Gerardo Greco, a proposito della guerra delle spie, ci aveva fatto un po' il punto, no, della situazione, sì. Dicendoci, attenzione, perché gli americani sono veramente arrabbiati, sì, esatto. E sono arrabbiati anche con Scotti. Sono arrabbiati con tutti veloce. Questi che in qualche modo giravano intorno a questo professor. A questo professor Mifsud. Che, attenzione, notazione che al cronista non può sfuggire, è scomparso, cioè nessuno sa dove sia finito. Nessuno sa nulla. Tant'è che gli americani dicono dov'è, che lo sta coprendo. Dove lo conosce bene? Dove la cosa, che ne so, la cosa proprio. Ma la cosa, sì, però non è un bene che sia la scomparso. La tua espressione, circolano intorno, è sbagliata. È sbagliata e io la disconosco subito. Perché noi siamo l'università, sì. E io difendo il lavoro di ricerca, di studi, di cose. Cioè, se veniste, noi siamo la prima università italiana in campo di ricerche sul terreno dell'intelligence. Sono i documenti che noi abbiamo immensi su questo. Dovete stare attenti, perché aspetta. Questo insospettisce ancora di più gli americani. Questo non mi importa, perché questo è un errore di confondere l'intelligence con i 007. Cioè, alla gente comune scambia l'intelligence, il lavoro di intelligence, il ricercatore, con quello che opera sul campo e fa le cose che possono cioè, essere 007 è quello che poi che fa sul campo, va sul campo, cerca di raccogliere informazioni, di distruggere. La spia. Ecco. Come sarebbe anche... Sono due cose totalmente diverse. Noi siamo, quella stupidaggine che viene scritta, dice è l'università delle spie, è un errore. Ma no, ma questo nessuno l'ha mai detto, per la carità. Noi siamo rigorosamente su questo terreno qui. Io, a questo punto, gli ho detto, in quell'anno, il Joe Mifsud era, no, non c'entra nulla, era in altra direzione, la link non c'entra un cavolo di niente, però okay. Ha tenuto dei seminari in qualche modo. Ma è vero modo che l'università gli pagava una casa in via Cimarosa? Ma chi gli pagava una casa a lui in via Cimarosa? Neppure. Cioè noi abbiamo i professori internazionali che vengono di passaggio, noi li ospitiamo, cioè dicono non siamo ricchi, siamo notevolmente poveri, e quindi no, questo è reale. Ma noi gli offriamo l'ospitalità, non mi ponete un discorso di questo stava all'intuito.
personaggio, adesso tutti ne discutono, ma le fotografie sue con il primo ministro inglese in questo campo, la sua accademia era un centro. Io quello che non voglio dell'attuale primo ministro. Far confondere l'università con questo tema. Dio, e con un, io non posso rispondere di un professore. Se un professore sbaglia, pagherà. E se qualcosa verrà fuori, io glielo auguro di no, nel modo più assoluto, noi ne chiederemo i danni. Però Scotti, lei ci andava a cena e a pranzo con questo signore, vero? Cioè, che lo in questo momento fa questa confusione, accostando le due cose. Chiaro, chiarissimo quello che dice lei. Potessi. Lei dice, attenzione, perché l'università rischia di essere mescolata con una vicenda. Benissimo, salviamo l'università lì. Però c'è un altro passaggio, che il prossimo anno negli Stati Uniti si vota e il presidente americano rischia di perdere le elezioni, proprio perché lo vogliono incriminare, perché c'è questa enorme questione del Russiagate, che pesa come un macigno sulla Casa Bianca, che parte con l'FBI. Quindi il povero Scotti ha ragione, è finito in un disastro comunicativo enorme, persino più grande di lui, che ne ha vista di tutti i colori, perché è un esponente importante della Prima Repubblica, che è passato anche attraverso la Seconda. Qui devo chiedere aiuto però anche a Greco su un altro punto, cioè poi come il governo ha gestito. E qui c'è l'altro vicenda, passaggio. Perché qui c'è la figura di Conte. Qui c'è l'altro passaggio. Il presidente americano Trump è un signore che è alla Casa Bianca, uno capace di muoversi in maniera del tutto irrituale. È stato, per esempio, capace qualche settimana fa di alzare il telefono e chiamare il presidente ucraino chiedendogli un aiuto sul fronte, su un fronte, sì, diciamo, interno suo. Qual è il dubbio politico che in questo momento viene usato contro il Presidente del Consiglio? Che ci sia un ministro della giustizia americano che arriva in Italia, come fa ad arrivare con gli 007? Qualcuno lo ha chiesto a Trump. Questi sono gli 007, quelli con cui si incontra. Qualcuno lo ha chiesto al Presidente del Consiglio, al governo che ha, al Presidente del Consiglio che ha la delega sui servizi segreti, che non a caso qualcuno adesso dice. Il Presidente del Consiglio ha detto sì, informando chi? Esatto, questo è l'altro informando evento, chi, no? E poi la, diciamo, irritualità del tipo, esatto, di incontro. Può essere rituale tra Trump e il presidente del Consiglio italiano Conte, definito a suo tempo amichevolmente dal presidente Giuseppi. Trump Giuseppi. Ecco, questo pone una serie di, diciamo, nuvolosità intorno al voglio caso. Voglio sapere da Scotti, diceva prima Gerardo Greco, tante ne ha viste Scotti. È irrituale o non è irrituale che un ministro della giustizia si incontri, americano, si incontri con i nostri 007? Io non voglio rispondere fin quando Conte non avrà parlato in Parlamento e spiegato le cose. Continuare a fare i processi sulle ipotesi di giornale e su queste cose qui è una cosa che sta distruggendo la politica. Se noi vogliamo distruggere la politica, facciamolo, lo stiamo facendo. Questa non è poi una cosa. Ma il problema. Però mi sembrano meccanismi molto da Prima Repubblica, Scotti, sì. Questo della distruzione della politica sui servizi deviati, gli alleati di governo che ti sparano noi addosso. Noi dicevamo anche servizi deviati. In questo caso non c'entrano nulla, ovviamente, no. I servizi non sono affatto deviati, anzi. No, gli servizi italiani hanno avuto una crescita e un miglioramento favoloso sul piano rispetto agli altri servizi. Se uno conoscesse un po' la realtà, di questo ne siamo consapevoli, giudicherebbe che cosa è. Ora, fare i processi e fare la politica sulla base degli annunci e sulla base delle battute e delle cose di blog e altre cose è qualcosa, non va bene, che, lei dice. È qualcosa che segue cerchiamo ragionamento, di metterci un però freno. Su questo io dico, magari cerchiamo lei di può metterci un freno, perché allora adesso io mi posso. In questo giorno qui, me ne sto tranquillo, ma mi arrabbio terribilmente per i miei, perché io non ho solo quello, io ho studi di economici, cioè, tenga conto che la nostra università, i suoi ricavi, più del 55% vengono dalla ricerca, e da una ricerca che noi facciamo su bandi internazionali. Scotti, però mi ora sembra dico, che questa è stata un'occasione livello per raccontare quello che no, lei teneva in mente, non è neanche sbagliato, cioè, quindi se qualcuno viene a vederlo, il campus, noi siamo un campus dove sono 6 ettari, la gente, i giovani stanno dentro e c'è un rapporto di didattica di queste cose. Allora io mi devo vedere
Così che, associato a questa associato vicenda a in questo allora modo. Io dico ai giornali e i miei avvocati gli manderanno a tutti i giornali un'indicazione: quando scrivete Missouri e poi mettete link, dovete dire la link è estranea a questa situazione, cioè non c'è, cioè dico perché le, per le quanto chiedo possono però chiedere questo, lei dice bisogna fare informazione in maniera precisa. Rispetto a quello che è accaduto o non accaduto, non facciamo pettegolezze, aspettiamo no. che il Premier riferisca in Parlamento. In realtà lui ha detto andrò al Copasir e poi farò una conferenza stampa. Però una domanda politica se la deve far fare. Sì. Siccome in questo governo c'è un Premier che si chiama Conte e poi c'è uno, diciamo, dei partecipanti al governo, non saprei come chiamarlo. Uno del quadripartito. Che è il signor Renzi, già a sua volta Premier, il quale ha chiesto a Conte, per favore restituisci la delega. Le posso fare la domanda? Questa è politica. Fa bene Renzi ad insistere su questo punto? Politicamente fanno bene uno a insistere e uno a resistere, perché tutte e due no, sono, è un conflitto perché, politico. Perché scusate, no, non perché è una, l'obiettivo non di Renzi non è qual la verità è l'obiettivo di l'errore, Conte qual non è? È che Renzi sia la verità o sia l'errore e l'altro sia la verità o l'errore. Cioè c'è una conflitto politico. È il controllo dei servizi, non è una questione marginale per un Presidente del Consiglio, come non è per uno che dall'interno gli fa opposizione. Ora, dico, questa cosa qui, se se ne discutesse in modo sereno, ma non come il problema proprio di uno scontro politico brutale al quale noi assistiamo tutti continuamente, tutti i giorni più o meno, sarebbe diverso. Allora io chiedo in questa direzione qui, dico, io spero che alla fine il Paese, l'opinione pubblica si renda conto che quello che io ho dovuto sentire in questi giorni con i miei professori, sì. con i miei studenti, che dicono noi studiamo qui e lavoriamo sodo, sono la maggior parte, trova lavoro nel giro di pochissimi mesi, ma in campo economico. Posso chiederle una cosa però, tecnica? Sì, questo professor Mifsud, che lei però insomma in qualche modo frequenta da qualche anno, no? Da anni. Frequento. Finché non è scomparso, notizie, lo dico a casa. Qual è stato il parlando? Massimo livello di responsabilità che ha raggiunto nella Link Campus? Nessuno? Ha fatto un seminario o è stato direttore di qualche cosa? Ha fatto diversi seminari in questa direzione. Noi pensavamo, non è mai stato direttore di un istituto, non è mai stato direttore di una... Pensavamo che come professore straordinario, ma in quel momento nessuno aveva idee di niente, se come professore straordinario che viveva all'interno lui si sarebbe trovato il più anziano della disciplina, no? Sì. Quindi poteva però, essere un riferimento. Però per sfortuna, chiamatela come volete, lui si è bruciato con le sue mani, non con le cioè con è esploso le mie mani. Nel frattempo. E quindi il caso. La cosa è stata. Cioè, non è mai diventato responsabile di un dipartimento. No, no, dipartimento anche se no. Forse avrebbe allora, potuto. Credo che ci abbia raggiunto, è collegato con noi da Milano, Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Ben trovato, Borgonovo. Come è messo lei a spionaggio? Io la vedo, lei ce l'ha un po' l'aria della spia. La barba è vera, però non è una barba vera. Un pochino, secondo me, nell'immaginario, no? La mia città, sa come si chiamano? Barbe finte. Però la sua è vera, ho capito, però è vera. Io posso testimoniare che la barba di Borgonovo è vera. Vi ricordate De Crescenzi, quando quello dice, arriva sotto il portone e cerca l'ingegnere sopra... Il portiere gli dice, chi? O spione! O spione, certo, o spione. Allora, facciamo una cosa, apritemi l'aula della Camera, nella quale nel frattempo continua il dibattito e dichiarazioni di voto. Pochi minuti, vediamo un po'. Sarà chiamata la votazione sulla riforma costituzionale che ridurrà il numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200. Vabbè, qui possiamo solo sentire parole di gioia, perché il Movimento 5 Stelle porta a casa un provvedimento fortemente voluto. Anche se rientriamo, perché insomma, diciamo... Lo ripeto, il Movimento 5 Stelle ha fortemente voluto questo provvedimento, quindi le dichiarazioni dell'onorevole Macina non possono che essere di contentezza rispetto ad un risultato. Comunque sono due strade strabiche, no? Da una parte noi parliamo di una roba molto prima Repubblica, di spie, spioni, e dall'altra invece parliamo di un Parlamento che diciamo, cambia completamente. Vede un cambiamento importante. Parliamo non di prima Repubblica,
No. Ma di seconda Repubblica. Va bene. Cioè, ma quella è la seconda, vedi, perché loro essendo testimone della prima, della seconda della, e forse della forse terza, la terza da oggi, forse questa è la terza. Alessio? Negli interventi precedenti è stato annunciato il voto a favore di Fratelli d'Italia, di Forza Italia con Occhiuto e Del Rio, è stato l'intervento uno di quelli più attesi, ha detto noi siamo favorevoli, voteremo a favore del taglio dei parlamentari nonostante i 3 voti contrari del passato, ma attenzione perché questo voto non è una cambiale in bianco. Eccoci. Allora, intanto a me piace assai che ci sia Scotti, poi ci dovrebbe raggiungere anche l'onorevole Pomicino, perché parlare con due uomini che hanno vissuto la prima Repubblica. Vorrei usare la parola revival, ma no, poi è brutta, non la userò. Poi la seconda Repubblica, e forse adesso vedono la nascita della terza, diciamo, è particolarmente interessante. Deve ringraziare il Padre Eterno. Devo ringraziare il Padre Eterno che mi ha tenuto in vita fino adesso. Esatto, è andata così. Per me ogni giornata è buona. Senta, mi dica, è una giornata storica oggi? Guardi, taglio dei parlamentari guardi, uguale di queste giornata storica. Di modifiche costituzionali ne ho viste troppo in questi ultimi 30 anni, che cambiavano tutto in questa direzione qui. Pensi che la questione del duo Camera e Senato c'è nel 1948, Giorgio Lapira, che fu deputato costituente autorevolissimo, scrive un saggio sulla necessità di cambiare la... Però in 71 anni nessuno l'ha mai cambiata, invece tra pochi minuti potrebbero cambiarla veramente. Ma adesso cambiano il numero, poi bisognerà fare le altre cose che hanno quelle detto modifiche, e si sono impegnati. Quelle modifiche, eccolo, vedi, evocato, Pomicino compare, fate entrare Forcellino Pomicino. Oh, che poi è anche, diciamo, un ritrovarsi tra amici, perché avete condiviso anche la corrente. Ma ci divertiamo. Anche la corrente, erano Andreottiani tutti e due. Ci siamo divertiti tanto insieme. Scotti e Pomicino erano... Andreottiani tutti e due. Scotti, evidentemente se Andreottiani erano... Inizialmente, poi vabbè, non regolare. Questo io sono il signor Costa. Lui invece è un regolato. Cioè siamo stati ministri nello stesso governo. Stavo chiedendo a Scotti... Quando io ero all'interno lui era meraviglioso. Stavo chiedendo a Scotti se oggi è una giornata storica. Beh, storica è grave anche. Storica, ma storica brutta, dice Pomicino. Certo, ma vede, quello che bisogna ricordare a chi ci ascolta è che nelle 4 grandi democrazie europee, Regno Unito, Francia, Germania e Italia, il rapporto tra popolazione e deputati, parlo della Camera bassa, quindi i deputati, è il rapporto di uno ogni 100.000. No, non è vero. E come non è vero? Non tu è ti vero, devi, uno devi ogni studiare. 120.000 in Gran Bretagna, ma non è vero, uno nulla. 125.000 in Francia, cioè ma io non è vero. Ma lo capiamo. Allora ti manderò, anzi la manderò a Tiziana, esatto, così lo potrà dire in maniera chiara. Te lo vado a cercare, guarda. Uno ogni 96.000. Ognuno si può inventare i numeri a casaccio. Uno ogni, non so che cosa ci consulti. Uno ogni 96.000 in Italia. Uno ogni 96.000 in Italia. Uno ogni 101.000 in Gran Bretagna. 96.000 e 101 è la stessa cosa. 0,9 invece in Francia e in Germania. Queste sono le camere basse delle 4 grandi democrazie. Ora, vogliamo limarla e metterla sullo 0,9 come Francia e Germania? Perfetto, significa ridurre di 100, 120 deputati, 50 senatori. Ma questo va inserito però, per spiegare la ragione, va inserita in un filo che è incominciato dal marzo dell'anno scorso. Primo, l'impoverimento della funzione legislativa, ritenuta una massa di personaggi addetti al privilegio in quanto cioè tale. La delegittimazione del Parlamento oggi iniziale. Vede un momento alto, ma non parte da oggi. No, non è da oggi. Seconda, la richiesta in qualche maniera avanzata, ma non ancora formalizzata, di mettere ai deputati un vincolo di mandato. Cioè, contrariamente a quello che accade in tutte le democrazie parlamentari. Sì, poi abbiamo visto dire pure dal Partito Democratico a un certo punto in Umbria, ma poi hanno cambiato idea perché il problema diciamo, è generale. Partito del Movimento 5 il problema Stelle, è generale. Ma poi il PD copia. Il problema è generale. Terza ed ultima cosa, questa massiccia riduzione dei parlamentari senza preoccuparsi contestualmente, non ho l'impegno a fare sì, della cornice nella quale inserire il taglio. Allora, l'applauso per la macina, ha finito la macina, fatemi sentire la giornata storica. Iscritta macina la Costituzione, non deputato Borghi realizzato.
quando la Costituzione fu scritta, non fu né sacralizzato né cristallizzato il numero dei parlamentari, perché si era ben consapevoli che la Costituzione deve vivere nel tempo in cui c'è. Grazie. Se alcuni numeri potevano avere un senso in un momento storico diverso da questo, oggi non lo hanno più, perché oggi ai cittadini... Allora, rientriamo in studio, quello che aveva un senso qualche tempo fa, oggi non ha più senso. Alessio? Poco prima dell'intervento dell'onorevole Macina, Iezzi della Lega ha annunciato il voto favorevole anche del partito di Salvini, dicendo però siamo solo di fronte a un vile baratto della paura, un mercato delle vacche tra 5 Stelle, PD e Renzi, dove i parlamentari della maggioranza, per salvare poltrone e pagarsi il mutuo, hanno accettato. Ho capito, però allora vota contro, perché pure questa storia qui non si capisce. Borgonovo, arrivo da lei, le chiedo per una volta di essere maleducato, perché gli ospiti in studio sono ospiti, insomma, con i quali è difficile fare il vigile, quindi lei entri pure quando lo ritiene, visto che è l'unico che è fuori dallo studio. Prego, Borgonovo, intanto giornata storica, sì o no? Ma direi proprio di no. Penso che questo taglio dei parlamentari non sia necessario. Penso che sia frutto di anni di campagna contro la casta che hanno portato a un disamore verso la politica, e credo che sia sbagliato, perché la politica è una cosa importante. Il problema è che la casta ci ha messo del suo a farsi odiare dai cittadini, e forse così, se qualcuno non desse per scontato che i parlamentari non possono lavorare, magari non saremmo arrivati a questo punto. Cioè, non serve tagliare, perché bisogna tagliare i parlamentari, ridurre la rappresentanza? Quale, sarebbe interessante sapere dal Movimento 5 Stelle, dall'onorevole Macina che ha parlato prima, che tipo di contesto è cambiato, cioè che cosa succede oggi per cui dobbiamo assolutamente eliminare dei rappresentanti. Anzi, mi sembra che la politica conti molto meno di un tempo. Abbiamo sentito negli ultimi anni grandi elogi dei tecnici, grandi elogi dell'Unione Europea, che come dire, un pochino distante dai cittadini, quindi secondo me più rappresentanza c'è, meglio è. Poi, però, sei politici... Però Borgonovo, proprio perché segue il suo ragionamento, no? Da una parte c'è il governo, quindi il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Leo, Italia Viva, che voteranno a favore di questa riforma. Francamente per il Partito Democratico è complicato spiegarlo, perché ha votato 3 volte contro, adesso stanno cercando di spiegarlo a modo loro. Però io le chiedo, evidentemente non si può proprio votare contro il taglio dei parlamentari, cioè siamo in un momento tale per cui nessun partito, esclusa più Europa, è in grado di dire io penso che sia una forzatura, che sia una roba demagogica, che sia un cedimento democratico, e quindi voto no, anche se questo è impopolare. Io credo che ci sia... penso che ci sia anche all'interno del centrodestra un sacco di gente che pensa che invece sia una roba giusta. Io non penso che la Lega voti perché così deve dare un contentino, anzi credo che faccia parte del sentimento anticasta di una parte, scusate il gioco di parole, di una parte della Lega. E la mia è un'opinione personale. Va detto che la politica ha fatto pessimo uso del suo potere e pessimo uso della rappresentanza, per cui se uno guarda le persone che affollano il Parlamento viene detto vabbè, ma altro che taglio dei parlamentari, chiudiamolo e buttiamo la chiave. Allora no, la fermo perché nel frattempo c'è Sappino, evocato il PD, è comparso l'onorevole Fiano. Prego Sappino. Sì, ci ha raggiunto l'onorevole Fiano quando mancano 6 interventi al taglio dei parlamentari. La maggioranza ce l'avrebbe fatta anche da sola senza le opposizioni, però avete ballato un po'. Mal di pancia, l'accordo chiuso solo ieri sera sulle riforme. Noi siamo 344 di maggioranza che sostiene il governo. Saluto gli ospiti in studio. Siamo 344 che hanno sostenuto il governo al primo voto di fiducia del governo. La maggioranza necessaria per un voto maggioranza assoluta è 316, quindi anche con qualche mal di pancia e qualche malato la capienza c'è, la maggioranza è autosufficiente nel caso di oggi. Greco, quanto è difficile per il PD? Avute ieri in questo accordo. Sicuramente difficile. Infatti Fiano, che è uno, diciamo,
come gli uomini di punta comunicativamente, è in difficoltà, perché io lo saluto, certo, però quei tre voti prima negativi pesano. Ora è vero, ciao, che ieri sera, Emanuele, a mezzanotte avete raggiunto un accordo. Sì, che però è un pagherò, vorrei ricordare. È una cambiale, cioè, bisogna incassarla, momento, diciamo. Bisogna incassarla. Però dall'altra parte, se posso così interpretare un po' quello che è stato detto anche da Del Rio, ma noi, e lo dirà adesso, se lo conosco, anche Fiano, siamo quelli che nel 2016 volevamo chiuderla, fare, certo. Quindi noi siamo i primi, anzi, per noi è la primogenitura. Dopodiché, certo, oggi è più complicato, oggi è difficile. Prego, però, Fiano. No, ma io confermo che oggi non è una giornata semplice per una persona che ha votato tre volte no di seguito. Sarei un ipocrita a dirvi che per me votare una volta no, una volta sì sul medesimo provvedimento è una quisquiglia. Posso dire che vengo da una storia politica che ha inserito nei propri programmi moltissime volte la questione del taglio dei parlamentari, l'ha sempre inserita in un disegno di riforma costituzionale, l'ultimo lo conoscete tutti, è stato bocciato dagli italiani nella riforma costituzionale, sì. Renzi, dove c'era l'abolizione dei senatori, e quindi, e prima c'era stato con Prodi la proposta di riforma costituzionale col taglio dei parlamentari senza risalire alle commissioni D'Alema o addirittura Nil Deiotti, e quindi quando abbiamo votato no dicendo che da solo un taglio dei parlamentari produce dei danni. Allora, però aspetti Fiano, intanto perché c'è Pomicino che le vuole fare una domanda, e quindi, diciamo, sentiamo Pomicino. Sì, poi molto semplice. Saluto Cirino Pomicino. La liberiamo. Saluto il mio amico Fiano, che è uno dei parlamentari più autorevoli. Ciao. Quindi manca Parlamento. Solo Scotti che fa un complimento a Fiano. E poi abbiamo vinto. Viva Fiano! Vorrei capire il motivo per il quale un governo che dice di essere di legislatura, fermo restando che per accordi in qualche maniera, per le cose storiche del passato, voi foste d'accordo in realtà a fare i tagli dei parlamentari, però a condizione dei contrappesi, a condizione di una nuova legge elettorale. Qual è il motivo per il quale non avete anteposto, non avete chiesto e imposto al Movimento 5 Stelle di fare questo taglio, che peraltro è l'ultimo taglio, aprile-maggio, e in questi mesi fare il contrario? Che cosa faceva 5 Stelle? Faceva la crisi di governo. Avrei proprio voluto vedere se avesse fatto veramente la crisi di governo. Prego, Fiano. E allora è questa la debolezza politica del Partito Democratico. Prego, Fiano. Capisco la critica. Noi veniamo fuori da un'estate, Cirino Pomicino me lo può confermare con la sua lunga esperienza, molto particolare, di una crisi che nessuno avrebbe pensato che sarebbe scoppiata a Ferragosto e che ha condotto ad una soluzione che non si prospettava nei mesi precedenti. In questa soluzione di governo, che chi ha appoggiato lo ha fatto per due motivi essenziali, perché oggi invece di discutere di legge di stabilità staremmo tutti facendo la campagna elettorale, mettendo in pericolo in parte i conti del Paese, anche senza arrivare all'esercizio provvisorio, ma avremmo avuto una campagna elettorale che finiva il mese prossimo con E la seconda è perché abbiamo scelto di appoggiare questo governo perché non volevamo che col rischio di elezioni immediate si andasse al potere e potesse guidare un governo colui che aveva chiesto per se stesso poteri assoluti. Fatta questa scelta, ti siedi ad un tavolo e se hai scelto di sostenere un governo devi vedere che cosa chiede uno, che cosa chiede l'altro. Il Movimento 5 Stelle chiedeva che questa questione del taglio fosse prevalente. Bene, cosa ha chiesto il Partito Democratico in cambio? Cosa avrebbero chiesto Scotti e Pomicino? Perché insomma al Partito Democratico viene chiesto un prezzo alto, sì, cioè quello di sconfessare tre voti. Ma io vi chiedo cosa ha chiesto il Partito Democratico? No, mi dica la principale, quella che per voi ha lo stesso valore che per loro il taglio dei parlamentari, se c'è. Beh, riforme costituzionali da inserire in un provvedimento che è già incardinato al Senato e riforme della legge elettorale. Allora, chiedo a Pomicino a Pomicino gliela potevano mai fare una cosa del genere, la promessa. Ma assolutamente cioè, no. Cioè, io ti do, diciamo, assolutamente no. Assolutamente no. Scotti, si perché poteva fare sulla promessa? Perché oltretutto aspetti, Pomicino, da quando è entrato Pomicino Scotti non parla più. L'onorevole non è una bella cosa. Perché noi siamo una coppia, l'uno vale l'altro. Una bella cosa.
cosa. No, l'uno vale voglio l'altro. Voglio sentire per quanto Scotti e poi voglio sentire Borgonò. Fermo un attimo, Comicino. Annaggia la miseria, Comicino. No, no. Da quando c'ha tutti gli organi trapiantati, Comicino, esatto, non ferma esatto. più nessuno. Esatto. Prego, Scotti. No, io penso, adesso se n'è andato il nostro amico. Il problema è molto semplice. Stato di necessità porta a votare oggi. Adesso che cosa si chiede? Siccome io sono realista non parlo mai di una repubblica che non esiste e non esisterà mai. Adesso c'è questo dato. Questo è, la Costituzione è modificata, non c'è più santi che tengano. Adesso c'è, non c'è neppure il referendum, eccetera. Adesso c'è un problema, una sfida del Partito Democratico. Ha ottenuto di un quadro di cambiamenti istituzionali che rendano la riduzione del numero accettabile in uno stato di necessità come questo. Allora adesso la sfida è a loro. Se gli altri hanno puntato i piedi no. e sono riusciti, voglio vedere cosa faranno. Allora, no, voglio passare a Borgonovo, solo una cosa, Tiano, se posso. Siccome fra poco il Movimento 5 Stelle... Dovrei andare a votare però, perché sì, sennò poi mi dicono... Una frase velocissima, ci mancherebbe una cosa veloce, siccome sappiamo che il Movimento 5 Stelle scende in piazza a festeggiare fra poco, no? Appena passa Sì, ogni tanto abolisce la povertà, abolisce la demografia. Noi vedremo anche Fiano, no? Perché io lascio le telecamere solo per quello. Cioè, vediamo anche Fiano che festeggia. A braccetto con Di Maio. No. È giusto. No, io non confondo i passaggi politici con i festeggiamenti di piazza. Stiamo producendo una modifica costituzionale che inciderà profondamente, della quale dobbiamo studiare le conseguenze sul meccanismo di rappresentazione del voto e del rapporto con gli elettori. Non credo che sia questo un party per la laurea di qualcuno o per un matrimonio o per un battesimo. Ho un altro stile personalmente. È stato molto chiaro, Fiano. Allora, Borgonovo e poi Gerardo Greco. Grazie, Fiano, per essere stato con noi. Grazie davvero. Vi saluto. Grazie, arrivederci. Prego, Borgonovo. Ma va bene la sfida al PD, però non dimentichiamoci anche la sfida ai 5 Stelle, perché adesso hanno ottenuto il contentino, che è una roba che non serve a niente, di cui potranno fregiarsi e va bene. Però intanto Gualtieri dice che si può modificare l'IVA, intanto si dovranno assorbire tutta una serie di provvedimenti che comandano. Cioè quello il prezzo che mette capo il PD. Al PD. Certo, ma non è che sono, come dire, hanno un provvedimento di facciata, perché questo è un provvedimento di facciata che serve a dire, vedete, noi abbiamo tagliato i parlamentari, abbiamo combattuto la casta. Poi non cambia un tubo, nel frattempo alla popolazione aumentano l'IVA, aumentano le tasse, riprendono gli sbarchi come sta già riprendendo e quindi se sono contenti poi lo vadano a spiegare ai loro elettori, cioè finisce qui, è una cambiale gigantesca e il PD non avrà altro che da riscuotere per tutta la durata, o comunque se non per tutta, per lungo tempo. Cioè diciamo, per questo festeggiamento il PD in realtà si farà pagare caro, questo dice Borgonovo. Ma si sta già facendo pagare carissimo. Greco, sul punto. E c'è ha perfettamente ragione Borgonovo, questo era un provvedimento nel DNA dei 5 Stelle, tant'è vero che se vi ricordate negli ultimi giorni, nelle ultime ore del vecchio Conte 1, Salvini diceva ma noi voteremo, se restiamo insieme al governo voteremo senz'altro per la riduzione del numero dei parlamentari, poi hanno votato lo stesso a favore. Ma c'è un'altra cosa che non sfuggirà secondo me soprattutto a Scotti e Pomicino, che erano abituati a fare bene i conti all'epoca con le correnti, con la Democrazia Cristiana, che questo provvedimento stabilizza moltissimo la legislatura, perché da 630 sono 400 i deputati, si riducono i posti, sono diciamo, 200 i senatori, i posti casa, si riducono, sono solo posti in piedi e questo nella logica, se volete, perdonatemi amici miei, della prima repubblica, di una repubblica che all'epoca era il pentapartito, adesso come sapete è un quadripartito, stabilizza la legislatura, stabilizza. Ci porta fino al 2022, 2023 a eleggere il nuovo presidente. Nessuno più avrà fantasia di andare alle elezioni adesso. Ci passano queste fantasie. Ma vedete, se la posta è in gioco e l'assetto democratico di questo paese, qualunque cosa non vale... Però c'hai tre anni per ritrovarlo l'assetto democratico. Sì, ma ti devo chiedere scusa, Gerardo. Il dato vero è che nessuno impedisce di fare un taglio dei parlamentari. Però è veramente sconcertante
che c'è un capriccio. No, la voglio oggi, non la voglio oggi e non domani. Beh, mentre al contrario nessuno garantisce che domani ci sarà le cose che si sono impegnate. Apritemi. Questo è il dato. In più aggiungo, aggiungo e poi mi dà. Sì. Aggiungo che tutte le attività, tutte le attività di rilancio economico che per il momento latitano, ma è un interesse non solo del Partito Democratico, ma di tutte le forze che stanno al governo, perché non è fanno un piacere a Gualtieri se c'è una riduzione del deficit o un rilancio della ripresa economica. Quindi è un interesse generale. La verità è che il Partito Democratico non ha avuto nulla in cambio, ha soltanto avuto la promessa della quale abbiamo parlato. E adesso e poi torniamo anche vive, su questo punto nel frattempo Alessio e apriamo anche la Camera. Possiamo vedere, la Camera sta parlando in questo momento l'onorevole Riccardo Magi di Più Europa, che sono gli unici che è l'unico contrario, certo. che questa mattina hanno manifestato. Possiamo sentire il passaggio. E lo fa in preda alla demagogia. La demagogia non è solo quella cosa che porta ad adulare i cittadini provando a trarne un beneficio in termini di consenso, ma è quella cosa che danneggia i cittadini. Abbiamo trascorso, colleghi, 2 mesi di dibattito avvelenato nel quale sembrava che chi non usasse almeno 3 volte la parola poltrone parlando non avesse nulla da dire. Questo è uno sfregio, colleghi, che il Parlamento porta a se stesso e nel portarlo lo porta ai cittadini, perché mente ai cittadini. Mente sul fatto che il Parlamento sarà più efficiente. Lo abbiamo sentito ancora una volta in maniera infondata ripetere poco fa dalla collega allora, del Movimento 5 Stelle. Rientriamo in studio, arrivo anche da Alessio Orsinger. Chiedo alla regia di prepararmi il balcone ai festeggiamenti perché mi vorrei fare riscaldamento, perché tra poco arrivano. Il balcone quello, ti ricordi, i festeggiamenti. Benissimo. No, perché io vorrei riscaldarmi, visto che poi ci saranno i nuovi festeggiamenti, così li mettiamo a confronto. E quindi chiedo alla regia di prepararli. Nel frattempo però riassumiamo, lì dentro hanno detto il Partito Democratico tende a dire non dobbiamo parlare tanto di costi o di riduzione del numero dei parlamentari, ma di efficientamento, perché diciamo per loro è un po' più complicato. Il Movimento 5 Stelle insiste anche sul tema dei costi. Alessio Orsinger. L'intervento precedente a quello dell'onorevole Maggi era quello di Lupi, che si è accalorato molto. Anche lui ha detto che voterà contro questa riforma per difendere, ha detto, le istituzioni. Andiamo in pubblicità, ripartiamo. Lupi. Maurizio Lupi. Ah, Lupi. Lupi. Andiamo in pubblicità. Dopo vi voglio raccontare anche di una telefonata. Mi farò aiutare da Paolo Cirino Pomicino, lo vedo che mi guaio, cerco di guardare la telecamera, mi sento osservata sia da Pomicino che da Scotti. Andiamo in pubblicità e ci ritroviamo tra pochissimo, festeggianti. Qua intanto vorrei rassicurarmi sulle condizioni di salute di Schiesari, che noi abbiamo lasciato su un ghiacciaio. Adesso secondo me si è ghiacciato anche Schiesari, fatemi vedere. Schiesari, vorrei soltanto vederti, accertarmi che tu sei con noi, diciamo. Allora, cioè, entro nell'inquadratura. Oh, perché... bene, quindi sei lì, sorridendo, noi arriviamo anche da te, Schiesari, capisci che la giornata politica ci ha un po' stravolto... i ragionamenti. Vi avevo promesso di raccontarvi di una telefonata. Ho letto sul foglio che Pomicino avrebbe chiamato Scotti per fargli i complimenti per la ministra Trenta e che Scotti... Guardi la mano, Pomicino. Non mi ricordo. Aspetti, no. Che la rileggo. Intervista al foglio. Pomicino dice... Ho chiamato Scotti per fargli i complimenti per la nomina a ministro di Elisabetta Trenta. Ma noi scherziamo sempre a lui. Ma come ha reagito Scotti?
Così, in quel momento era un po' impegnato probabilmente, ma insomma... Cioè, sei innervosito? Sì, no. Beh, neanche. Perché sei innervosito? Io non mi innervosisco mai. Esatto, mai, questo è vero, cioè, questo è vero. Una calma... Questo lui lo sa, dico. Questo è vero, lui è molto e però più, lei da che cosa ha colto che non era esattamente contento? Beh, Antonio, io ci sono uno scottologo, siamo stati insieme per una vita... scottologo! È una precisa specializzazione! E quindi, voglio dire, ci capiamo, come si dice a Napoli... Sono contento di un'amica... E questo resta, perché è molto brava però? A Trento. Io devo dire la verità, una persona che ha fatto... L'ex che ha insegnato ministro da della noi, difesa. Che è stata in campo, in Iraq, in Libia, in Afghanistan, con un coraggio e con una continuità impareggiabile. Io dico, le cose bisogna dirle per quelle che sono, io ancora oggi... Non ho capito perché l'abbiano sostituita. Queste io non ho capito perché l'abbiano messo, in verità. Ma non per la persona di 30. Io reputo che a livello di ministri della Repubblica vadano parlamentari, e cioè politici, eletti. Questo è un termine generale. Adesso, per la prima volta dopo 27 anni, noi abbiamo alla guida dell'economia un politico. Cioè, grazie a Dio, non è neanche un economista, quindi un politico vero. Allora, dinanzi a questo, è giusto che sia così. Poi, per carità... Ma questa è un'altra questione. Però perché io la prendevo, diciamo, un po' sul di lato. Sul tema sono d'accordo. Ma il ministro la prendevo un po' di lato, tema lo so, lo so. Poi veniamo dalla stessa scuola, quindi non è che abbiamo idee diverse. Ogni tanto ci pigliamo in giro e quindi io gli feci complimenti. Perché, sa. Noi litighiamo sempre. Ma perché gli feci complimenti? Perché si dice che la Link... E qui torniamo sia un'altra non volta. Patria di spioni, ma di spie e di 5 scusi, stelle, di tutte e due le cose. Io chiedo, per lui 5 stelle Monti... per la proprietà transitiva non sono spie. Il la proprietà transitiva è quella. Scusate, ma un governo, cioè dico, i suoi ministri li sceglie. Dico, ma che è un'università, ci sono università che hanno tanti ministri, altri che ne hanno meno. Ma ognuno, cos'è che l'università si identifica con quello? Veramente è incredibile, Greco. Ma no, se no, tu ma io vedo, al posto mio, dici, delle volte, io che sono un paziente, perdo la pazienza. Le faccio la domanda dritta. Siccome di lei si è detto che è il consigliere di Di Maio, poi si è detto che è il mentore del movimento, la mia domanda è, in che rapporto è lei con il Movimento 5 Stelle? No. Io non vedo fisicamente da circa un anno. Tre ore? No. Vabbè, ma lo senti al telefono magari. Cattiveria di... È cattiva, no, cattiva. Effettivamente. Penso se non eravate nella stessa corrente. Dico, perché io non penso che l'università debba essere... Non vedo da un anno chi, scusi, non mi penso. Sono persa Di Maio, non vede Di Maio da un anno. Io sono del parere che l'università non può... essere il consigliere del principe. Quando pensa di diventare consigliere del principe, e ci sono molti professori universitari che vogliono fare i consiglieri del principe. È successo così, è successo nella storia italiana. Io ritengo che l'università invece debba lavorare al contesto, cioè offrire alla politica ricerca critica ed avere la possibilità di dire sì o no e di dare consigli. Questo è quello che io... Per esempio lei sul taglio dei parlamentari avrebbe dato il consiglio... Io avrei dato il problema che bisogna una riforma costituzionale del nostro paese, ma questo non è solo quest'ultima. Il debole di tutte le riforme costituzionali recenti è che erano tutte tecnicistiche e nessuno dava un disegno politico. Qual era l'idea della politica? Io in questi voglio sapere quale democrazia rappresentativa loro pensano. Noi siamo passati in questi anni, noi siamo passati da essere leadership in Italia, cioè non c'era nient'altro che questo, andava il bipolarismo, eccetera, eccetera. Io vedo quelle stesse facce che dicevano queste cose. Oggi dicono invece il Parlamento... Adesso forse abbiamo una risposta, perché tra quelli che votano sì al taglio dei parlamentari c'è Leo e mi pare di vedere un onorevole di Leo, Sappino. È bellissimo perché l'onorevole che ha detto a Sappino ci stanno chiamando. Prego Sappino. Non c'è nessuno. Un po' distratto mi è Luca Sappino, No, sarebbe un caso politico far mancare al voto sul taglio dei parlamentari il capogruppo di una delle quattro anime del governo, che però aveva votato no nelle precedenti letture. Cosa vi hanno dato in cambio Una buona per scusa, arrivare diciamo. A questo sì? Quali sono le garanzie?
No, molto seriamente noi avevamo criticato la decontestualizzazione del taglio dei parlamentari, avevamo rilevato una serie di distorsioni sulla rappresentanza territoriale e su quella politica. Oggi c'è un documento sottoscritto dai capigruppi della maggioranza che farà partire entro ottobre 3 riforme costituzionali, entro dicembre una nuova legge elettorale e la riforma dei regolamenti di Camera e Senato. Un pacchetto quindi complessivo di contrappesi, perché la riduzione dei parlamentari va inserita nella Costituzione e quindi ha necessità di avere dei correttivi. Ma lei sulla legge elettorale sa dirci qualcosa in più, perché per ora è solo una nuova legge elettorale. Però. Non è solo una nuova legge elettorale, si dice nel documento che la riduzione dei parlamentari comporta una serie di effetti e conseguentemente bisogna scrivere una nuova legge elettorale. Ed è tutto evidente che deve essere una legge elettorale con una quota proporzionale maggiore di quella di oggi, perché soltanto il proporzionale può aiutare a ridurre la distorsione della rappresentanza politica. Poi c'è il tema dello sbarramento, poi c'è il tema del premio di maggioranza, cioè diciamo non è definita in alcun modo, diciamocelo con chiarezza. Ci sono 3 anni davanti. Cioè, però, c'è un vecchio proverbio. Non si sarebbe fidato. Ma c'è un dato che il direttore del Resto del Carlino ha visto sulle alcune mura di un paesino vicino alla Lombardia, vicino a Milano, e in cui si diceva: basta con i fatti, vogliamo le promesse. Siamo su questo è il hanno punto. Veramente. Devo aggiungere però una cosa alla sua domanda. Io conosco Scotti da una vita e non può essere Scotti consigliasse o ha consigliato il nostro amico Di Maio, perché per quello che ha fatto Di Maio, Scotti non è possibile che sia stato frutto della sua esperienza. Adesso torniamo su Di Maio, perché mi piace questa cosa di capire perché Scotti può essere o non essere il consigliere di Di Maio, però siccome appunto c'è un voto che sta per arrivare, fatemi vedere, ridatemi l'assegnazione della Camera per mostrare a casa che il dibattito è ancora in corso. Vergogna! Deputato Silli, andiamo avanti. Vergogna credo che deputato significhi Giachetti. Giorgio Silli, che è un ex parlamentare di Forza Italia, passato con Toti, ha annunciato che voterà a favore. Non so quale sia stato originato questo battibecco. Vogliamo liberare il capogruppo di Leu. Sappino, volevi aggiungere qualcosa? Nel frattempo è chiamato a parlare Giachetti. Si sente rassicurato il capogruppo di Leu dall'accordo. Dall'accordo di maggioranza e che tempi immaginate per l'approvazione poi della legge elettorale? È chiaro che bisognerà approfondire perché parlare di proporzionale di per sé vuol dire tutto e vuol dire niente. Con una formula proporzionale lei può costruire una soglia di sbarramento tale che il problema della rappresentanza politica non lo risolve, per esempio. Qual è quindi questa soglia? Dove la mette lei questa soglia? Lo sbarramento giusto qual è? Non è soltanto il tema di sbarramento, bisogna capire qual è oggi il sistema elettorale più adatto per ricucire le fratture e gli strappi che qual ci sono stati lei nel tessuto sociale e nel tessuto politico del Paese. Per quel che ci riguarda è certamente una legge che abbia una forte prevalenza di proporzionale. In questo momento c'è un'esigenza di rappresentanza, non si può però non sottovalutare il tema di recuperare anche il fossato che si è creato tra eletti ed elettori, quindi c'è anche il tema di selezione degli eletti e c'è ovviamente un tema di governabilità. Quindi bisogna trovare un sistema elettorale che provi a tenere insieme i tre. Il 5% è un buon punto, è la cifra che si legge nei retroscena di questi giorni. Ad esempio se guardiamo la soglia del 3% attuale, se posso rispondere tecnicamente, la soglia del 3 ha dimostrato di essere, per come è la geografia politica italiana, tutt'altro che facile da superare, perché l'abbiamo superata solo noi tra i piccoli partiti la volta scorsa. Si pensa sempre al 5 che è il sistema tedesco, bisogna vedere se applicato al sistema italiano non lasciamo fuori dalla rappresentanza troppi milioni di elettori, perché una soglia al 5 rischia di essere questa cosa qua. Grazie, quindi bisogna trovare un equilibrio tra le esigenze di rappresentanza e quelle di governabilità. Grazie, abbiamo capito. Ovviamente poi ci sono le varie posizioni, poi loro votano a favore e argomentano. Posso dire una cosa? Sì. Io trovo una trasmissione meravigliosa, perché noi stiamo parlando di una riforma importante oggettivamente, per cui la politica tutto sommato si è dato la zappa sui piedi da anni. Sì, è la storia del cappone poi anche. È la storia del cappone che non vuole fare il ringraziamento, come fai a chiedere ai tacchini di fare la festa del ringraziamento, e lo facciamo con due straordinari, non capponi per carità, ma interpreti della prima che sono iperproporzionali. Ma anche quindi,
e comunque che capiscono bene, bene cosa sta certo, dicendo l'EU, perché certo, ci vuole una rappresentanza assoluta, eccetera. E all'epoca, quando perché venivano eletti Scotti e Pomicino, re delle preferenze in Parlamento, loro venivano eletti in un sistema assolutamente proporzionale, quindi loro dovrebbero essere quasi contenti oggi. Allora, io voglio tornare al Di Maio, che infatti, non può essere per discepolo di Scotti, mettiamola sì, così, Di Maio, io ha non detto Pomicino, non può essere, mi lasci passare la parola, discepolo di Scotti. Per capire bene cosa stiamo parlando e anche per fare il riscaldamento famoso, andiamoci a vedere i festeggiamenti. Che data era esattamente? Adesso la ritroviamo. C'era ancora l'ottobre, 28, 29 c'era ancora la povertà, quindi è c'era passato. Scusa, la povertà, no, settembre. Veniva abolita quel giorno. Ancora. Fatemi 28, vedere. Adesso c'è la povertà assoluta invece. Adesso vi portiamo fuori e vi facciamo vedere, salutiamo la gente che è qui sotto a festeggiare, perché è incredibile. Una cosa incredibile. Vai. Pomicino, la domanda è facile, era intanto il 27 settembre del 2018, Scotti avrebbe mai potuto consigliare l'uso del balcone a Di Maio? Assolutamente no. Ma assolutamente no, perché non tornano i conti. O Scotti ha consigliato, Di Maio non lo ha seguito. Perché me lo chiedete? Ho dei limiti a farlo. Ma i democratici cristiani sì, erano persone serie, che avevano sensibilità diverse, ecco perché c'erano le famose correnti di potere e di pensiero, però, l'una e l'altra. Qui invece siamo davanti al fatto che è scomparsa la politica all'interno di questo Parlamento. Bastano vedere i nomi dei partiti. In quale paese ci sta un partito che si chiama 5 Stelle, Fratelli d'Italia, l'Asinello, Italia tutte Viva le parole che abbiamo detto. Italia Viva le piace, Italia Viva. Ma Italia Viva, insomma, cioè significa non avere no, ma che mi deve piacere, ma che si deve piacere, il dramma vero è che nei nomi dei partiti si dovrebbe scorgere una cultura di riferimento. Il Partito Democratico, diceva Gerardo Herrero, in America, ma ha due secoli di storia, quindi sa che cosa significa. Il Partito Democratico in Italia non c'è assolutamente nessuno spiraglio di cultura, è così per tutti, quindi Scotti non può aver consigliato, o se l'ha consigliato e quelli non l'hanno seguito, è probabile. Cioè, nel caso non hanno ascoltato, non hanno assolutamente. Andiamo seguito in pubblicità, fra pochissimo ormai ci dovremmo essere, c'è il voto e insomma lo stiamo seguendo dalle due, quindi vi diamo notizia mentre succede. Pubblicità e ci ritroviamo qui in studio. Quanti devono parlare? Eccoci qua di nuovo in studio. Allora, sono con noi Vincenzo Scotti, Paolo Cirino Pomicino, Gerardo Greco. Ma nel frattempo mi sono persa Borgonovo? Ci ha salutato, ci ha dovuto salutare. Quindi lo salutiamo adesso che non abbiamo potuto salutarlo. Ho capito, tu stai lì, invece di fare la maestrina, dimmi, guarda che Borgonovo. Ciao Borgonovo. Non lo so io, ma che modi sono? Allora, alla Camera ci sono le ultime dichiarazioni di voto, ci stiamo avvicinando al voto, ve lo ricordo, è la giornata del taglio dei parlamentari, ha appena finito di parlare Giachetti, quindi credo che ci siano ancora 2-3 interventi, peraltro non di capigruppo, quindi più brevi. Più brevi. E, insomma, ci siamo, stiamo arrivando alla fine di questa giornata. Nel frattempo però vi avevo promesso di andare a vedere, adesso c'è Baldelli, famosissimo peraltro per le imitazioni, pare sia sì, bravissimo in anche quello. Un grande cantante. È anche un grande cantante, andiamoci a vedere Schiesari, vorrei vedere qualcosa di più del ghiacciaio, perché è un peccato che lui sia lì e noi il ghiacciaio non l'abbiamo visto, perché nel frattempo qua tutto cambia Pomicino. Esatto. Tagliano i numeri del Parlamento anche e anche si sciolgono i ghiacciai, cioè esatto, è una roba che ormai si scioglie qualunque cosa, ma quella non è colpa dei 5 Stelle. Alessio? Abbiamo sì, un po' di immagini da mostrare. Fino alla balconata della... Sì, allora siamo saliti fino alla balconata della Valferré
per andare a vedere la cima del Monte Bianco, che è quella che avete visto inquadrato poco fa. Adesso stiamo risalendo il crinale di tutto il massiccio del Monte Bianco per arrivare a vedere più o meno quella cartolina che abbiamo visto in apertura. E quindi alle nostre spalle c'è il ghiacciaio del Plan Pensier, 250.000 metri cubi di ghiaccio che si stanno muovendo ad una velocità molto molto forte. In questo momento il ghiacciaio definito più sorvegliato al mondo, perché il 25 settembre c'è stata preoccupazione, è stata chiusa una strada, sono state evacuate un paio di case, ci spiegano, tutti qui ci raccomandano di specificare, il pericolo non è per le vite umane, il pericolo è per la montagna. Allora, per capire cosa stia succedendo a questa montagna, che è una delle montagne più belle al mondo, abbiamo con noi Fabrizio Troilo, che è un glaciologo della Fondazione Montagna Sicura. Che cosa sta accadendo? I vostri monitoraggi cosa ci dicono? Una porzione del ghiacciaio di Plan Pensier, che è ormai monitorata da 5 anni dalla Fondazione, in collaborazione col CNR, ha dato dei movimenti, delle velocità di spostamento particolarmente alte e su una porzione particolarmente importante, abbiamo detto 250.000 metri cubi. Adesso noi abbiamo delle immagini viste dall'elicottero che intanto chiederei alla regia di mandarle, così le vediamo. Sì, sono state girate proprio da glaciologi come Fabrizio e ce le hanno date, sono immagini che risalgono qualche settimana fa, la situazione del ghiacciaio adesso è più o meno quella. Allora, ieri si è registrato un crollo di 3.000 metri cubi di ghiaccio. Sì, possiamo ancora vedere proprio il canalone dove questa valanga di ghiaccio è scesa e l'accumulo, che ha ormai l'aspetto di neve, ghiaccio frantumato, alla base delle rocce. Quel volume lì, per avere un'idea, è comunque un volume piccolo, è circa un centesimo rispetto a quello che è ancora potenzialmente instabile però sul ghiacciaio di Plan Pensier. Allora, fermati un attimo Alessio, perché voglio sentire con Greco. Allora, queste cose qui, diciamo, dovrebbero essere per noi all'ordine del giorno, perché di questo ci dovremmo occupare per i nostri figli, per i nostri nipoti, perché questo è quello che gli stiamo lasciando. Sì, questa è una vera guerra quella che si sta combattendo, io la chiamo una guerra calda, cioè è una guerra nella quale tra l'altro c'è una mobilitazione fortissima, generazionalmente importante, di ragazzi, come di no? Ragazzini, i nostri figli, da Greta, no? I nostri figli a partire da Greta sono andati, quant'era, 2 settimane fa, in piazza a protestare. Allora, intanto secondo me c'è una sensibilità diversa tra una generazione e l'altra. Noi arriviamo comunque tardi, è una rincorsa, è troppo tardi per fermare lo scioglimento dei ghiacci, questo sia ben chiaro, quel ghiacciaio tra 20 anni non ci sarà più, così come non ci saranno più ghiacciai alpini se andiamo avanti in questo passo. Sì, dopodiché ci perdiamo nella discussione del mamma non dipende da noi. È una sciocchezza enorme, è una sciocchezza enorme, è una perdita di tempo enorme. Facciamo che cosa possiamo fare? Qualcosa dobbiamo fare. Adesso? La prima cosa da fare è cercare di contenere comunque le emissioni di anidride carbonica, che è un gas serra che crea un riscaldamento dell'atmosfera, se riusciamo a evitare questo, perché è veramente la più grande sciocchezza del mondo, no? Se riusciamo a evitare questo, già qualcosa forse torno da Alessio, cambia. Alessio, volevi aggiungere qualcosa? Anche quando noi parliamo... Perdonami, ma nel frattempo alla Camera, insomma, continuano i lavori e ci stiamo avvicinando, quindi devo poi ritornare in studio. Prego, Alessio. Ma se sono tutto d'accordo, che urla a fare? Non Sì, lo immaginavo, rispetto allo scioglimento... Scusami, Alessio, facciamo un'osservazione, Pomicino. Che vede in studio Baldelli, non sente l'audio, ma lo vede che si agita. E dice Pomicino, ma se siete tutti d'accordo... Che si urla a fare? Beh, è inutile! Che si agita! Non vi agitate! Tanto poi votate a favore del taglio! Ma qui torniamo al punto, è che non sono d'accordo con loro stessi che votano in favore. Punto. E Alessio, arrivo anche da te. Schiesari, a chiudere! Sì, c'è un dato che ci ha colpito molto. Nella sola Valle d'Aosta è stato stimato che ogni anno quanto ghiaccio si perde? Il trend attuale è circa di 2 km² di superficie di ghiacciai ogni anno che perdiamo. E che cosa significa questo? Diamo un metro di paragone che tutti possano capire. Si parlava di, per tradurlo in qualcosa di tangibile, circa 250 campi da calcio ogni anno. 250 campi da calcio? Completamente ricoperta di ghiaccio nella sola Valle d'Aosta ogni anno. Grazie Schiesari, poi tanto ci torniamo in una giornata magari più tranquilla. E dopodiché però resta lì che ogni tanto io vorrei prendere una boccata d'aria se posso, quindi vengo a vedere le montagne. Alessio, che succede?
Giachetti poco fa nell'intervento che quello che ha preceduto Baldelli ha annunciato che voterà sì, voterà per lealtà, ma da questo momento finisce qua il mio dovere di lealtà verso l'esecutivo e mi adopererò per lo svolgimento del referendum e sarò il primo a costituire un comitato per il no alla riforma. Scusi Scotti, lei che parla la lingua della politica, me lo traduce Giachetti? Io non l'ho capito, che vuol dire? Leggi piano piano che forse capiamo di più. Con questo ha detto che voterà sì l'onorevole Giachetti di Italia Viva, con questo voto finisce qui il mio dovere di lealtà verso l'esecutivo e mi adopererò per lo svolgimento del referendum e sarò il primo a costituire un comitato per il no alla riforma. Cioè quindi si adopererà al fine di far... Sì, si stanno consultando fra di loro, no, a noi non ci guardano proprio, non ci considerano proprio, parlano fra di loro. È così. Ascolta, vuole che le ripeta parola per parola quello che ha detto. Lo so che lei può fare più cose contemporaneamente. Allora, dicevamo, che ha voluto dire Giachetti? Beh, non l'ho capito neppure io. Perché... E allora siamo senza salvezza. Non c'è finisce salvezza. Il dovere di lealtà. Scusa, cosa significa finisce il dovere di lealtà? Scusa, tu voti, stai facendo un atto di lealtà... tu verso il governo da domani in poi hai cambiato, ma in politica quando vengono le sfide si decide in quel momento, tu non puoi rispondere dice, a priori... poi comincio domani oggi no, però no. Come quelli che dice io mi metto a dieta da domani, mi metto a dieta da domani e quindi da domani, quello lo diciamo un po' tutti, il mio dovere di lealtà con la tavola finisce stasera, no, però questo dà il senso di come dire un profondo rovello di una sofferenza, ma di la inadeguatezza politica di questo Parlamento sta nel fatto che su certi temi la disciplina di partito, che è un valore all'interno dell'attività politica, ma su temi costituzionali che attengono a poste così vitali per l'Italia, la disciplina di partito da sempre non valeva più. C'era invece sulle politiche settoriali la disciplina di partito che c'era e quindi quello che lui ha detto, io non sono d'accordo, ma per lealtà non si sa chi... È vero, non so in modo dove sta il Giachetti, se stanno Renzi, sta con Renzi. Italia Viva, io voto a favore. Mentre invece il tema era tale che la disciplina di partito questa volta poteva essere derogata. Nel frattempo sta parlando l'onorevole Colletti, che se vi ricordate è stato nostro ospite in collegamento con Sappino. Apriamolo un attimo, perché lui aveva detto che non sapeva se avrebbe fatto dichiarazione di voto o se sarebbe uscito dall'aula. Avrà deciso evidentemente per restare. Sentiamo. So anche che ci sono molti miei colleghi, e intendo colleghi, soprattutto molti miei colleghi del mio gruppo parlamentare, che hanno forti dubbi su questa proposta. E anche illegittimamente mi faccio un po' l'autore dei loro dubbi. E vorrei spiegarlo un po' più nello specifico. Lui sta dicendo, attenzione, perché ogni modifica della Costituzione c'è un certo numero di parlamentari che la pensa come me. Ha problemi di bilanciamento dei poteri. E sono questi i problemi che spesso in realtà noi non ci accorgiamo nel nostro dibattito, ma andranno a pesare sui dibattiti futuri. E spesso si è parlato in quest'Aula, diciamo, su tre direttrici delle motivazioni che hanno portato a questa riforma di riduzione dei parlamentari. Risparmio, efficienza e rappresentatività. Io mi domando, ma non ci potevano essere delle alternative in un dibattito parlamentare secondo queste direttrici che portassero maggiore risparmio, maggiore efficienza e maggiore rappresentatività? Perché invece di una riduzione tout court di un terzo dei parlamentari eletti non si è dibattuto se vale la pena avere ancora intanto il bicameralismo? Intanto se abbassiamo un po', voglio sentire, perché mi sembra interessante l'intervento, però voglio sentire a Pomicino se le piacciono le argomentazioni di Colletti, il quale è stato anche nostro ospite e ha detto attenzione perché rappresentatività quale incorriamo in rischi precisi. Ma non c'è dubbio, quando si parla delle tre direttrici alle quali ha fatto riferimento, non c'è mica bisogno di tagliare un terzo dei parlamentari. È possibile, come dire, garantire sia la rappresentatività sia l'efficienza. Poi le devo dire la verità, insomma, noi siamo stati ministri per 4 anni, ma insomma
quando si voleva i provvedimenti andavano avanti e nonostante le difficoltà nelle commissioni si deliberava. Però, le finanziarie, tranne una volta negli anni Ottanta, tranne una volta non siamo mai andati in esercizio provvisorio, anche se l'esercizio provvisorio peraltro non è una sciagura da questo punto di vista. Cioè voglio dire, non è possibile, immaginabile, di arrivare per questa logica che presiede al taglio di un terzo dei parlamentari, alla logica berlusconiana che disse qualche volta, un po' per celia e un po' per non morire, come si dice, ma noi è sufficiente che chiamiamo i capigruppi che votino. E certo, votano loro e abbiamo finito. E allora è lì, cioè, la direzione. Però quello che si dimentica, Pomicino, oggi è che questo passaggio qui, Colletti, Movimento 5 Stelle, alziamo secondo me... leggermente Colletti, solo per sentire, perché io sono curiosa di sentire il passaggio in cui dirà voto contro. Secondo me è uno dei prossimi che va al gruppo misto, Colletti, per intenderci, perché non rispetta la disciplina di partito, come dice Pomicino. In questo caso la disciplina di partito è fondamentale per il Movimento 5 Stelle, perché questa è una delle battaglie emblematiche, generiche del movimento. Su questo non possono lasciare spazio. Questo è il reddito di cittadinanza, il balcone che abbiamo visto prima. Su questo c'è poco da fare. Poi si fanno tutte le riforme che vuole fare il PD, che vuole fare Scotti, che vuole fare Pomicino, ma insomma il passaggio di oggi... I quali è evidente che fanno politica, no? È evidente. Cioè fanno politica attiva Pomicino e Scotti. Evidente. Soprattutto Scotti con Di Maio, come ci ha appena finito. Basta vivere per far politica. Esatto, quello certamente. Però voi fate un po' di più che vivere, mettiamola così. E poi vivete tanto, cioè tante repubbliche, tanta vita. Allora, no, vediamo se sta concludendo il suo discorso, anche perché a proposito di ministri voglio arrivare a Scotti, che era ministro in un momento particolare. Alla Camera c'è un rappresentante ogni 95.000 abitanti. Diventerà uno ogni 150.000. Al Senato uno ogni 190.000. Questo è il tema della rappresentatività, no? Presidente, con un monocameralismo avremmo avuto una rappresentatività di uno ogni 95.000. Sarebbe stato pienamente rappresentativo e avrebbe provocato un risparmio molto superiore. Peccato però che questo dibattito non è stato fatto o non si è permesso di fare questo dibattito parlamentare. Ma parliamo di altri problemi, parliamo di senatori a vita. Attualmente, vabbè, qui dice la cosa che ha detto in collegamento da noi, attualmente sono 5, tutti gli altri vengono ridotti, invece i 5 senatori restano i 5 senatori a vita e quindi c'è uno sbilanciamento. Che succede, Alessio? I numeri a cui faceva riferimento l'onorevole Colletti in aula vanno anche valutati rispetto agli altri paesi. C'era una grafica su Corriere.it oggi che metteva a confronto, dopo la riforma, in Italia uno parlamentare ogni 152.000 abitanti, Spagna uno ogni 133.000, Germania uno ogni 117.000, Francia uno ogni 116.000, Regno Unito uno ogni 102.000. E così diciamo abbiamo il quadro anche degli altri paesi. Però, scusatemi, prima io dicevo, poi ovviamente Alessio, quando immaginiamo, se abbiamo cronometrato, sappiamo quando sta finendo Colletti, o comunque prendiamo le informazioni su come chiude il suo intervento. Dicevo ministri, perché oggi c'è una notizia che, insomma, secondo me, ospiti più fortunati non potevo avere per commentarla, perché c'è la Corte di Strasburgo si è espressa in riferimento alla legge sull'ergastolo e in particolare sull'ergastolo ostativo, dicendo che quel tipo di ergastolo viola i diritti umani. Ora, Scotti qualcosa ne sa di quella legge? Sì, stiamo parlando di uno dei punti più delicati di quel decreto legge che con Martelli ponemmo in Consiglio dei Ministri. Siamo nel 92, dopo l'uccisione di Falcone e con un governo dimissionario, perché c'erano state le elezioni, quindi con poteri solo di ordinaria amministrazione, in cui io chiesi al Presidente del Consiglio, che mi disse di sì, di portare un decreto legge con misure terribili all'interno, il 41 bis durissime, era quello, questo caso qui della legge sulla, in un momento in cui lo scontro tra lo Stato e la mafia era altissimo, fortissimo, e non c'era nessuna possibilità di cedimento. Allora chiedo l'aiuto di Pomicino per raccontare brevemente, per spiegare brevemente a casa, significa, se ho capito bene,
che chi era condannato all'ergastolo, e stiamo parlando di un momento di preciso, non poteva usufruire dei benefici di legge, a meno che non fosse un collaboratore di giustizia. Se cominciava questo a collaborare, poteva. Se cominciava a collaborare, poteva. È corretto, di questo stiamo parlando. Perché questo dice era lo la Corte di Strasburgo, attenzione, in questo modo si violano i diritti. Reazioni, Alessio? Reazioni, il presidente dell'antimafia Morra, della Commissione Antimafia, senatore del Movimento 5 Stelle, è un tipo di sentenza che può mettere a rischio il 41 bis, si sono dichiarati molto contrari anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio e il ministro competente in materia Bonafede, il ministro della giustizia, e anche Salvini poco fa, ex ministro dell'interno, ha parlato di follia da parte dell'Europa. Questa è una classica notizia che arriva dall'Europa e che rinforza, se vogliamo, poi no, il fronte leghista contro Bruxelles, che viene a dettarci non soltanto la lunghezza delle vongole, quanto deve essere, ma anche appunto entra dentro i meandri del nostro sistema penale. Il 41 bis, è vero, Scotti fu un ministro di ferro, e mi sembra che ancora oggi sia abbastanza, diciamo, come dire, di nerbo Scotti. Era il Consiglio dei Ministri, oltre a Scotti, di ferro. Quella roba, esatto. Compreso Andreotti. E quel 41 bis è quello che ha permesso, per esempio, poi di sconfiggere la mafia, perché comunque persino Brusca, alla fine, di cui si parla in queste ultime ore, sì, no, ha collaborato. Brusca è il più efferato assassino che esista, quello che ha sciolto il figlio di Di Matteo nell'acido, ha strangolato con le sue mani, poi l'ha sciolto nell'acido. Il piccolo Giuseppe Di Matteo, il ci ricordiamo tutti, Giuseppe, appassionato di Santino, Cavalli, preso da Santino, rapito e tenuto in carcere, poi ucciso. Fatto poi giocare coi figli e poi messo. Allora, deve, può, se collabora Brusca, avere i benefici legge, i domiciliari? Sì. Non glieli danno lo stesso. No, però gli danno alcuni benefici. Però alcuni benefici può averli. Ecco, dall'altra parte ci viene a dire la Corte Europea, guardate che invece non è così, anche se non collabori, tu puoi avere quei benefici. Avere diritto dopo un certo tempo ai benefici. Dice Salvini che è una follia ai danni dell'Italia. Bisogna chiedere se è una follia. In effetti sembra un po' strano oggi. Far fare un decreto legge e assumersi la responsabilità, quel governo, di fare un decreto legge, essendo dimissionario e, no, e avendo solo poteri di ordinaria amministrazione, ci volle un coraggio, e noi ricordiamo che insorsero tutti, tutti. Io le categorie corporative, e poi alla fine io me ne andai da ministro per tutte le ragioni che sappiamo, insomma, in questa direzione, perché ero contrario a ogni idea. Poi arrivò di cedimento. Poi arrivò Tangentopoli, poi successo, poi siamo nel 92 lì, quindi diciamo non è un anno casuale. Se voi fate le trasmissioni ogni giorno, sì, io vi do una dritta, perché da questo dibattito ultimo che abbiamo fatto, sì, incominciate a domandarvi perché poi negli anni successivi circa 10.000 detenuti per ragioni di mafia uscirono dalle patrie galere, perché naturalmente pentiti. Anche gli assassini di Falcone sono usciti in tempi rapidissimi, tanto che nel 1999 il Parlamento disse che i pentiti almeno un terzo della pena dovevano scontarla. È vero. Ma perché usufruivano del fatto che in quanto pentiti avevano diritto a dei pentiti benefici. Ma da questa piccola traccia c'è poi tutto lo sviluppo del depistaggio che il processo Stato Mafia ha fatto, perché nessuno capisce per quali motivi i 300 mafiosi tolti dal 41 bis da Conso, che era un ministro tecnico, è vero, perché sono usciti e per quale rapporto sono usciti. E naturalmente il processo Stato Mafia è uno dei più grandi depistaggi che sono accaduti. Ma voglio sentire la giudiziaria, è complessa, diciamo abbastanza complessa. Voglio sentire Orsinger intanto. Intanto registriamo un'opinione autorevole. Reazioni. Esatto, che è quella di Valerio Onida, costituzionalista, che è stato intervistato dall'agenzia La Presse. Ora l'Italia ha il dovere di modificare l'ergastolo ostativo. Ora è il dovere di modificarlo. Ma è l'ergastolo ostativo, badate bene, non l'ergastolo. Sì. Cioè, no, voglio certo, dire, è quell'ergastolo che ti impedisce di avere i benefici, a meno che tu non ti sia pentito. Ma il beneficio non significa
avere poi la semilibertà. Nel caso specifico, certo, certo. I benefici significa... ai quali hanno diritto gli altri detenuti che hanno la tua stessa pena. Questo è il senso. Ma quando Salvini dice è una follia di Strasburgo ai danni dell'Italia, dice una verità, Pomicino? Ma ogni cosa che dice Bruxelles, secondo Salvini, è una follia. Quindi il problema non si pone. Io devo dire la verità. Dinanzi a un ergastolo, anche nei riguardi dei mafiosi, ormai, avendo colpito in maniera importante la mafia, grazie alle legislazioni fatte dal governo Andreotti, dal decreto Andreotti-Vassalli fino al decreto di cui riparlava Scotti, oggi è possibile quantomeno umanizzare quello ergastolo ostativo. Intanto, scusatemi, dovremmo essere all'ultimo intervento in aula. Quanto pare, prima di ascoltare l'onorevole Trizzino, vi segnalo che l'onorevole Colletti del Movimento 5 Stelle ha annunciato: voto in dissenso dal gruppo, non posso votare sì al taglio dei parlamentari. Fate un applauso così come all'onorevole. All'applauso di Pomicino. Adesso c'è l'onorevole Trizzino. Sentiamo un passaggio breve, intanto capiamo. Ha risposto solo a Sgarbi. La politica ha risposto a Sgarbi, ci sta insegnando che è passione, va bene. Rabbia. Adesso io vi propongo. Sono alti ideali. Siccome questi sono i momenti che precedono anche i festeggiamenti, no? Perché poi il Movimento 5 Stelle ha già annunciato che festeggerà. E se tutto va come deve andare, festeggeranno. Però diciamo, il Movimento 5 Stelle, forse per la prima volta, e poi anche con la Lega di Salvini, si è parlato di popolo e di Parlamento come se fossero cose in conflitto tra loro. Non è successo solo in Italia, è il tema dei populismi, no? Allora, in Gran Bretagna quello che è accaduto è che ad un certo punto è il Parlamento che ha bloccato chi voleva bloccare il Parlamento. Fatemi vedere, parlo di Johnson ovviamente, vi faccio vedere questa cosa perché ci avviciniamo al voto e capiamo anche di che vittoria si tratta. La sfida di Boris. Dio salvi la regina, perché a salvare il Parlamento per ora ci pensa il Parlamento stesso. Guardate cosa sta succedendo nel Regno Unito. Un indizio. Questo è John Bercow, Speaker of the House, famoso per i suoi richiami all'ordine. Order! Order! Ora è ridotto senza voce. Order! Order! Il Parlamento inglese in queste settimane è come un pugile suonato perché Boris Johnson continua a sfidarlo. Calm yourself. Prima Downing Street ha sospeso l'aula fino a metà ottobre, scatenando le furie pure della Corte Suprema. I giudici hanno bacchettato il primo ministro. Chiudere l'aula per 5 settimane in piena crisi Brexit, hanno detto, mette a rischio la democrazia. E allora il Parlamento ha riaperto. Intanto Johnson ha perso la maggioranza in aula. Il suo piano, uscire a ogni costo dall'UE entro fine ottobre, non ha trovato appoggio. The Prime Minister has lost his majority. Bojo è finito al tappeto. Ma poi ecco un nuovo braccio di ferro con il primo ministro che di nuovo vorrebbe sospendere l'aula, stavolta per poco tempo, da oggi fino a lunedì prossimo. E poi la valanga di attacchi all'aula, bullismo verbale, hate speech diremmo oggi. I have to say, Mr. Speaker, I've never heard such humbug in all my life. Ma attenzione, chi sfida lo storico Parlamento inglese finisce come Icaro, con le ali bruciate. The Prime Minister has continually used pejorative language. We stand here. L'ultima reazione di Westminster è proporre il proprio speaker a capo di un governo di unità nazionale. Magari Bojo avrà ridotto il Parlamento senza voce, ma a tappeto ancora no. Allora, diciamo che i parlamenti europei un po' provano a difendersi. I parlamenti europei provano a difendersi, ma come si vede nel caso di Boris Johnson, peraltro grande amico di Mifsud, l'uomo della Lega. Sì, perché poi tutto ritorna, tutto no? Torna. Adesso riparte Scotti e dici sì, però non lo confondete con l'uomo, la Lega. L'uomo dello scandalo. Vabbè, detto questo, bisogna fare attenzione perché la battaglia tra Johnson e il suo Parlamento non è ancora finita. Io ho l'impressione che stia vincendo il Parlamento e non Johnson, soprattutto se poi si arriva dall'altra parte a un'Europa che sostanzialmente ha chiuso qualsiasi tipo mentre di rapporto. Mentre oggi che vittoria è? La vittoria dei 5 Stelle. Certamente. Che diranno però è vittoria anche parlamentare. No, dico
questo è anche un monito agli altri, che non si può più giocare col tempo. Noi non possiamo fare riforme, poi buttarle in aria, poi continuare la discussione. Cioè, qui sono anni che bisogna decidere. E allora gli spazi sono creati dagli altri. A un certo punto si è deciso. 5 Stelle ha trovato un'autostrada, perché la tirata gliel'hanno fatta i grandi giornali italiani, con la casta, cioè con il Corriere della Sera è stato in questi anni terribile da questo punto di vista. Poi oggi scopre di essere diverso, no? Cioè, se tu fai partire la delegittimazione della classe politica, abbiamo visto il ghiacciaio. La valanga poi scende ghiacciaio. E travolge tutto. Anche vedere, anche nel allora, caso sbrigati. Dei cristiani, c'è qualche comunque va fatto, differenza. Attenzione, c'è la differenza. Ultima dichiarazione di voto. Partito Democratico, l'onorevole Schirò, che dopo aver condotto una ferma opposizione al taglio secco dei parlamentari, oggi vota a favore perché ha ricevuto, nell'ambito della maggioranza di governo, assicurazioni in ordine e alle garanzie relative al funzionamento delle Camere e alla possibilità di avere nel nuovo Parlamento una reale rappresentatività. Siamo sicuri delle che sia l'onorevole Schirò? È l'onorevole Angela Schirò. Il suo intervento dal tabulato che noi avevamo a disposizione non era tra quelli previsti, quindi evidentemente si è registrata all'ultimo. Mentre segnalo poco fa Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook: alla Camera, aspettando il voto finale sul taglio dei parlamentari, una riforma con cui la politica non chiede ai cittadini ma dà, hashtag un miliardo di motivi. E poi lo staff di Di Maio ha annunciato, lo dico all'onorevole Pomicino, all'onorevole Scotti, che magari vorranno andare, che dopo il voto ci sarà ma purtroppo sono sequestrati qui, loro andrebbero, ma dopo prendono un taxi, si uniscono anche loro e possono festeggiare. Un miliardo di motivi, Pomicino, che questo buon umore che ci salva tutti. Meno male. La nostra conduttrice va benissimo. Meno male, grazie. C'era una diversità di pensiero alla quale alludevo fra me e Enzo. Sì. E che in realtà io ritengo il Movimento 5 Stelle un'anomalia democratica, e devo aggiungere di più: un'anomalia democratica per un fatto semplice. Un partito talmente personalizzato, per cui c'è un capo politico che decide se espelle, ha espulso 15 deputati, 20 deputati parlamentari fra Camera e Senato, e peraltro con una sorta di duro, di un santone, che definisce il bene e il male del partito, che non è peraltro neanche in Parlamento. Questo modello fa sì che è fuori dalla logica di una politica democratica. Ecco perché io devo dare atto a Salvini, e me ne dispiace, devo dare atto a Salvini che gli ha ridotto alla metà dei consensi. Pensavo che il Partito Democratico completasse l'opera. L'ultima cosa, invece, scusami, purtroppo lo sta rilanciando. Come diceva Enzo Scotti, che sembra quello di 40 anni fa, il prefetto di Ferro, in realtà i 5 Stelle oggi completano sostanzialmente la loro ragione di essere andati al governo e essere un partito enormemente maggioritario alla Camera. Loro hanno molti più parlamentari di tutti gli altri. E a questo punto semmai è da chiedersi, e va bene, fatto questo, reddito di cittadinanza d'altro anno, e adesso finalmente la riduzione del numero dei parlamentari, che cosa resta ai 5 Stelle? E un pochino, secondo me, ascoltando poi i vari interventi dei 5 Stelle, diciamo, sediziosi, si vede che anche lì c'è un po' di sofferenza. Tra l'altro anche su, appunto, è adesso dove andiamo, perché al governo poi con il Partito Democratico dovendo pagare una serie di cambiali è chiaro che diventa sarà un po' più un problema. Complicato. Scotti? Sì, certamente. Il problema è quando sono venute le ultime elezioni e tutti si sono meravigliati, nessuno si è chiesto, ma noi chi gli ha preparato la strada? Quali responsabilità? Io lo dico dalla fine della Prima Repubblica in avanti. Sì. Quali responsabilità abbiamo di aver creato questo divario tra la classe dirigente e il paese? Questo è. Se non capiamo questo, non siamo in grado di risolvere i problemi. Ancora un intervento, Alessio? È l'onorevole Matteo Dall'Osso, ex Movimento 5 Stelle, passato qualche mese fa a Forza Italia. Sì. Anche questo era un intervento non che previsto. Deve essere stato registrato negli ultimi 20 minuti, perché non era tra quelli. Apriamo un attimo l'audio, fatemi sentire. Presidente, sa,
Tra pochi giorni, Presidente, ma quanto sono felice. Tra pochi giorni nella sua Napoli ci sarà una festa bellissima. Con chi parla? Con Fico? Con Fico, piena Presidente. Di cantanti, veramente bella, dove voi siete stati, avete avuto un consiglio di fare un bonifico specificando come oggetto il vostro codice fiscale, perché non siete tracciati. Presidente, voi non siete tracciati, siete liberi, siete non proprio so, liberi. Non riesco a ed capire è bello a questo... cosa Presidente, sto facendo riferimento. È la prima volta che intervengo con lei, scusi, Presidente, l'altro Presidente, la saluto perché veramente mi fa proprio piacere vederla. Cioè, ma si rende conto di quello che stanno facendo? Vabbè, ma comunque... Non vorrei che fosse una barzelletta. Siamo al cabaret. Sono curiosa di sentire l'opinione, diciamo, di due uomini che su quegli scranni hanno passato un po' di tempo. Mi riporta alla giovinezza, quando frequentavo, durante la mia specializzazione, i manicomi. Le battute di Pomicino. Spostiamoci, diciamo, alla preparazione dei festeggiamenti, perché Sappino si è munito di stelle filanti, non lo so, trombette, perché Sappino è fatto così. Prego, Sappino. Sappino si è dimenticato il microfono. Sappino fa finta di non sentirmi, no, pur di non rispondere alle mie provocazioni. Prego, Sappino. Non funziona il microfono. Ah, no, il microfono non funziona il microfono. Non arrivate... Eccoci, arrivate... Eccoci. Ok, sono... No, volevo farvi vedere, sono arrivate le forbici del taglio dei parlamentari. Ah, stanno allestendo la scenografia. Quindi di quella la festa, che sarà si la fa festa del Movimento 5 Stelle. Sono quindi la festa, scusami, è prevista lì? Sotto Montecitorio. Sotto Montecitorio, certo. Esatto, perché Scozzi subito dopo va. Il voto. Subito dopo il voto. Io poi voglio farvi vedere i colleghi in attesa. Diciamo, c'è cioè proprio tutte le telecamere, non riesco neanche a contarle, convocate ovviamente dagli uffici stampa. Scusami, facciamo il giro completo della camera, così capiamo quanti sono, perché mi sembrano veramente tanti. Se riusciamo a fare il giro completo, cominciano vediamo tutta la... Sì. E finiscono dall'altro lato, verso l'Albergo Nazionale. Vabbè, tutti i giornalisti italiani. Ci sono ovviamente telecamere di tutti i tipi, cellulari, tutti i giornalisti italiani, le forbici stavano per cadere, occhio che si rompono. Sì, un po' insomma, qua arriverà Luigi Di Maio subito dopo con i deputati del Movimento 5 Stelle. Io vorrei vederle, scusate, perché... Falle vedere anche a noi. Sono si possono forbici. Toccare, si possono aprire. Le possiamo facciamolo girare? Facciamolo noi prima, diciamo, di Di Maio. Vorrei farlo forbici. Prima di Di Maio. Sono niente, gialle. Non si sono possono toccare. Gialle. Niente, va bene. Ritorniamo in studio. Voglio ricordare, diciamo, che l'onorevole Dell'Osso, noi ovviamente poi siamo qui, commentiamo, ogni tanto ci scappa la battuta... anche magari non adeguata, quindi per carità l'onorevole Dell'Osso sta continuando a parlare. Poi sappiamo che è stato anche protagonista in passato di polemiche legate alla sua condizione fisica. Noi vogliamo c'è un tema però di condizione fisica. Sì, c'è un quindi, problema di condizione fisica, sì, in dubbio però. Rientriamo, diciamo, cioè se siamo stati scortesi, diciamo, è importante chiedere scusa per quello, perché francamente non era l'intenzione. Col Presidente. C'è Fassino, sentiamo Fassino, il passaggio di Fassino. E lo voterò per due ragioni. La prima è per lealtà alla maggioranza che si è costituita. Faccio politica da molti anni e so qual è il valore della lealtà di una compagine. E in secondo luogo per coerenza, perché io, come i colleghi del mio gruppo, due anni fa sostenni la riduzione del numero dei parlamentari, la votai in quest'Aula e andai allora la lealtà non funzionava, però. A fare campagna elettorale perché cos'è che i dice? Abbassiamo un attimo, tanto rientriamo su Fassino. Abbiamo quando è che non funzionava la lealtà? No, perché ha detto che la volta per scorsa votava governo. Mentre il suo partito votava contro, lui votava a favore. Allora la lealtà, una o lealtà c'è, o non c'è. Senza alternato, dici, prima sì, poi no. Esatto, e così ha detto. Io ho votato a favore già due anni fa, il che in realtà noi sappiamo in che dissenso non è dal proprio partito. Allora la lealtà non è che si cambia a seconda delle stagioni. Ringrazio il partito lealtà, che è venuto tutto sulle tue posizioni, è risolto il problema. No, questo non no è... dico Fassino, poteva dire
ringrazio il PD per essere venuto sulla mia posizione. Fassino, attenzione, a proposito di quello che dice Fassino, Fassino fu anche quello che a suo tempo disse di parlando di Grillo. Beh, allora se proprio parli vuoi farti quando partito, si candidasse, lo stesse partito è andata, e riducesse diciamo. Parlamentari. Sì, infatti, sicuramente più o meno quella fu un'uscita, diciamo, che lui avrà ricordato più e più volte, o perlomeno gli è stata ricordata. Sì, purtroppo. Alziamo di nuovo Fassino. Sta per finire il sequestro, tra poco votano. Di riforma che tenga conto che stiamo per approvare, io mi auguro, un provvedimento di rafforzamento delle autonomie regionali che comporta una revisione anche del rapporto tra Parlamento e istituzioni regionali. A mio avviso un processo di riforma, e spero che lo si riprenderà, dovrebbe anche essere capace di affrontare il tema del superamento del bicameralismo perfetto che nei sistemi democratici parlamentari oggi è un'anomalia. Allora io dico tutto questo per una ragione, perché è stato sottoscritto un patto tra i partiti della maggioranza e i loro capigruppo nella giornata di ieri, è stato reso noto oggi, che comporta che dopo aver fatto il taglio dei parlamentari si metta mano a una parte di queste riforme che io le ho richiamato, che vi ho richiamato. Siccome nel corso del dibattito questo tema delle altre riforme non è stato frequentemente richiamato solo dal nostro capogruppo, io vorrei dire ai colleghi della maggioranza che ricordatevi che dice che porta Fassino a votare oggi per questo provvedimento comporta che con la stessa lealtà si metta mano alle altre riforme che sono previste dal patto che abbiamo sottoscritto. È un atto di fiducia. E capite perché fa così il Piccino? Questo è il motivo per cui il Piccino non andava mai al governo. Non lui era un vecchio comunista. Uno che chiede, soltanto che pensa che... Abbassiamo che intanto Fassino. Dico, un deputato autorevole che pensa che in realtà fa una modifica costituzionale sulla base di Fassino, però, ho capito, ma ci sono anche le prove di testimonianza, ragazzi, ma insomma un partito che fa il contrario di quello che in realtà ha fatto nei due anni precedenti, sì, nelle tre e si accontenta di un documento sulla quale peraltro ci sono diverse interpretazioni, in particolare sulla legge elettorale, e che quindi rischia di essere faticosa, se mai verrà, non può fare una modifica costituzionale, diciamo così, con una promessa che poi si farà il corollario necessario. Ma quando Fassino dice, con piglio severo, attenzione, ho sentito solo il nostro capogruppo ricordare che c'è un accordo a monte per il quale noi oggi facciamo la zingara per sapere che gli altri non avrebbero risolto questo allora problema. Ci voleva la zingara, io vorrei sapere a Bolzano cosa capiscono. Ci voleva la zingara, è un modo di dire tipicamente del sud, vale a dire era facile indovinarlo, no? Certo. Però chiedo a Pomicino, lui lo dice con veemenza perché sta minacciando il Movimento 5 Stelle, ma è una minaccia che può andare a buon fine? Ma che minaccia? La pistola giocattolo. Con la pistola giocattolo minaccia. Gli hanno fatto passare una riforma costituzionale. Io sarò qui pronto a fare ammenda e a stracciarmi le vesti, come si vuol dire, se in realtà nei prossimi 6, 7, 8 mesi le altre riforme che hanno vengono messe all'approvazione. Allora, io vedo Scotti molto più, diciamo, ottimista di lei. Ma sì, perché lui è di carattere più ottimista, io sono un po' dice più io invece sono... Scotti, lei è più ottimista di Pomicino. No, io sono ottimista, perché se non avessi ottimismo e se nessuno di noi avesse ottimismo non starebbe qui. E lui è starebbe anche ideologo del capo dei 5 Stelle, quindi è roba sua questa. Insiste, Greco. No, adesso anche allora, l'ideologo in capo dei 5 Stelle, quindi è roba tua. Tu ti devi impegnare a nome dei 5 Stelle che quelle cose vengono fatte. Andiamo in pubblicità, perché sta per arrivare la votazione, non la vediamo di sicuro. Vuoi giocare? Pubblicità e poi torniamo. Il gioco. Voi siete ormai bloccati qui, ve lo dico. Eccoci qua, allora proviamo, intanto riapriamo la camera, stanno per votare, però ha chiesto la parola, no, Lollobrigida non so cosa abbia aggiunto, Sgarbi ha chiesto che si potesse fare la votazione segreta, gli hanno detto di no, si vota per voto palese, sentiamo il Presidente Fico. Come...
questa legge non vuole. Cosa ha chiesto? Cerchiamo di capire cosa ha chiesto. In questo caso non sussiste perché è materia di legge costituzionale e non riguarda le materie che sono espresse nell'articolo 49 del regolamento. Altrimenti, come sempre, ci sarebbe anche in questo caso stato il voto segreto. No. Indico la votazione invece nominale no. finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge costituzionale numero 1585B, modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Ricordo che per l'approvazione occorre la maggioranza assoluta dei componenti della Camera. La votazione è aperta. Ecco la votazione. Dura pochi ricordiamo secondi. Che servono 316 voti migliorino. Su 630 deputati. Ma votano tutti quanti. Aprea. Russo Paolo. Ah, quindi li chiamano se non vedono il voto. Se hanno problemi a votare. E guarda, tutto verde. Carlo. Benvenuto. Direi con un certo margine di sicurezza che è Giacomoni, passata, no? Sì, sì. Però molti i chiamati, ma pochi gli eletti, sono rossi. Boldrini. Perché hanno preso un po' più tempo prima di votare. Quindi. Evidentemente Boldrini. Li stanno chiamando perché vabbè, non risulta ragazzi. Il loro voto. Direi, insomma, vabbè, che approvato. È approvato il taglio Fatassini. Dei parlamentari. È approvato, lo diciamo noi prima di Fico, ma insomma sì, possiamo adesso possiamo buttarci avanti, sì. Adesso però ovviamente ascoltiamo anche il Presidente della Camera, okay, vediamo, gli applausi, immagino. Anche perché ci sarà l'applauso e vorrei sentire anche le voci del Movimento 5 Stelle che esulteranno, no? Quelli dei 5 Stelle. Colleghi, per favore, diciamo prima, esatto, l'applauso dei tacchini. Le riprese sono vietate, quindi posate. Eh sì, perché vogliono, probabilmente qualcuno vorrà filmare il momento. Benvenuto Francassini. Impressionante. Votazione ancora aperta. È impressionante l'arco parlamentare. Non bisogna effettuare riprese, prego. Sì, è pazzesco come non pazzesco, si potesse pazzesco votare. Com'è. No. Io adesso non so quanti rappresentanti ha più Europa, però eccoci. È così. Ferro. Vinci. Ad oggi nessun parlamentare della maggioranza, ma anche dell'opposizione, tranne quelle, quante saranno? 15 voti contrari, no, di meno, una decina di voti contrari. 4, 7, 10, 13, 14 ne conto voti, io 15, che al momento forse. Sarebbero è incredibile, i voti contrari. Non so, ma magari Alessio possiamo trovare più Europa, quanti rappresentanti ha? Tre dovrebbero solo tre. Essere, solo tre, Morelli, sappiamo Colletti. Che... Ci sono, con Colletti sicuramente sono quattro. Baldelli 5, poi forse non so Italia. Chi altro ha fatto Vinci dichiarazione votato. Di qualcuno voto. Qualcuno della Lega c'era che da votare? Stato poco convinto. Mi sì, finita. Però insomma i numeri sono pochissimi rispetto a quelli di cui la si era parlato. No, si era parlato di 30 dissidenti. Solo, presenti 569, veniamo votanti 567, astenuti 2, maggioranza 316, favorevoli 553, contrari 14, beh, la Camera approva. La Camera approva con 553 voti a favore. Pomicino, nessuno si è preso la briga di dire questo provvedimento è popolare ma secondo me è ingiusto, questo mi sembra, no? Questo lei l'ha detto anche prima, perché in realtà da tempo, da quando diceva Scotti, dal 74-75, no, la sto esplicitando invece al contrario e la sto enfatizzando, e cioè da tempo la politica non guida più la società, la insegue. E quindi quello che dice questa la piazza, la politica diventa la diventa la politica. E devo dire, che sta succedendo in aula? No, scusatemi, rialziamo l'audio perché ho visto che c'era un problema una di campanella. Ordine, non so. No, sembra una commemorazione. Colleghi e colleghe, come purtroppo sapete, lo scorso 4 ottobre l'agente scelto Matteo certo. De Menego e l'agente per Luigi Rotta sono stati uccisi nel corso di un'operazione di servizio presso la Questura di Trieste, uccisi mentre svolgevano il proprio lavoro. Confrontarsi con queste tragedie è difficile e doloroso, tanto più se vittime di un atto così vile ed efferato, sono due giovani di 31 e 34 anni, pieni di entusiasmo e di speranza.
Matteo De Menico e Pierluigi Rotta interpretavano il proprio lavoro come missione e impegno civile. Allora, il doveroso, direi, rientriamo in studio, il doveroso saluto della Camera dei Deputati a due uomini che hanno perso la vita facendo il loro lavoro, delle forze dell'ordine. E io direi, ricordiamo i numeri, 553, quindi maggioranza. Su 567 votanti. Su 567 votanti, veramente, insomma. Una maggioranza impressionante, mai avremmo pensato due anni fa ad una cosa, di questo tipo. E invece... Sappino che è davanti a Montecitorio, vediamolo. Che succede? Cominciano ad arrivare? Ma i senatori, per esempio, i senatori sono in tribuna, alcuni senatori del Movimento 5 Stelle sono in tribuna, adesso sta uscendo Durigon della Lega, insomma comincia a uscire qualche eletto, poi c'è Perilli che era il vice capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato che è poco distante, ma insomma sono ancora dentro gli eletti del Movimento 5 Stelle, si sta preparando il festeggiamento in piazza, qui in piazza Montecitorio. Va bene, ovviamente se... Dove non ci sono, diciamo, supporter, è una foto opportunity per la stampa. È soltanto un... Ah, c'è solo la stampa. Parata con la stampa. Mi aiuti a ricordare, Sappino, quando ci fu a settembre del 2018 il balcone, erano in realtà stati chiamati anche gli elettori, cioè i cittadini elettori che festeggiavano i cittadini eletti. Era una manifestazione di piazza. Che festeggiavano la povertà abolita. Sì. Sì, non che Piazza Colonna fosse gremita anche in quell'occasione, però insomma sono sempre complicate le convocazioni, diciamo, delle piazze. Ma in questo caso, che tu sappia, non è proprio partita la convocazione? A ridosso dell'attuazione del provvedimento. No, non che io sappia. Scotti, come mai questa volta non è stata convocata la piazza? Eh no, lei le deve sapere queste cose, l'ideologo. Ma non c'ho la palla di vetro, io vedo avanti, non indietro, questa è stata convocata ieri, quindi non lo so. Non può essere informato su tutto. Allora, io devo dire, ringrazio veramente gli ospiti anche per la pazienza, hanno fatto questo è giusto. Questo è giusto, non lo vorrei sottolineare, ma lo sottolineo. No, davvero, vi abbiamo sequestrato, ma era troppo prezioso il vostro contributo e... Volevamo raccontare una cosa che certamente studieremo più avanti, ne parleremo tanto, no, di questo numero, un momento di passaggio importante. Anzi, calzerete. Effettivamente. Certo. E insomma cercheremo di capire anche che cosa ha cambiato veramente della nostra democrazia, se qualche cosa l'ha cambiata. Grazie a Gerardo Greco, grazie a Pomicino, grazie a Scotti. Noi ci vediamo domani, arrivederci.